roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. So we hit the dance floor, body on mine, want a little bit more. Shawty, you fine, build a little rapport, and we lose track of time, we don't care anymore. Yeah, feel the beat right now. Dance all alone in the middle of a crowd, drinking alcohol like we in another drug. Like LMFAO, taking shots right now. Shots, 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 shots. She's so hot, 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 hot. And then I got caught looking at her hot pot. I just wanna hop on, dance till the night's gone. Can't stop us, no, we don't take it slow. We put on a show, she gets real low. Drinks start to flow, we keep in the zone. We won't leave alone, we don't sleep at all. Dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Bum 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 bum
So we hit the dance floor, party all night, want a little bit more. Shout out you find they're a little rap boy. And we lose track of time, we don't care anymore. Yeah, feel the beat right now. Dance all alone in the middle of a crowd. Drinking alcohol like we in another drug. Like LMFAO, taking shots right now. Shots, 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 shots. So hot, 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 hot. And then I got caught looking at her hot pot. I just wanna hop on, dance until the night's gone. Can't stop us, no, we don't take it slow. We put on a show, she gets real low. Drinks start to flow, we keep in the zone. We won't leave alone, we don't sleep at home. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Ok, eccoci qua. Benvenuti a tutti, raga. Allora, andiamo in mappa 90. Che lì lo seguo. Tutti. Gri, che lì lo seguo. 95. Ah, ne va? Ah, no. La sciamana 2x fa, giusto? Sì, sì, ma sì, per il momento mi sono fermato, cioè... Con evento exp, sono riuscito in una giornata di evento exp 200%, l'ho portato dall'81 all'82. Cioè non saliva un cazzo. Perché un cazzo? Ma dove? Ma in altra 2. Ah. Non stava salendo niente, lasciami. Perché si non prendeva... c'avevano lo shoppato. I granchi poi glieli mettevi. Si prendevano 0.03 a mob. 0.03 a mob. Beh, a mob è tantissimo. Io prima ti dicevo che no, dall'82 da, ah, no, no, fino al 90, no, fino al 90 fai lo 0.40 0.50 a mob. Perché prendeva così poco? Non me lo chiedere. Ah, avevo... Non è che c'avevi... No, no, dico, allora, non lo avevo dato. No, dico, non è che c'avevi il gruppo in base al... No, no, era per livello. Era equilibrato. Ci ho messo anello da un'ora. E ci ho messo il granchi. C'avevo il libro del capo.
non prendeva un cacchio. Hai messo sulla cavalcatura 30x? Sì, anche, era, anche sul Manny il tigre mennato. Niente. Gli ho dato anche lacrime di idea per non fargli perdere la metà dell'esperienza quando moriva. Niente, mi faceva lo 0.05% a mob. E non so perché. E aveva il 380% di expert. Raga, non sto vedendo bot. Ma che li hanno panniti tutti? Ma dove? No, comunque in mappa 90, in mappe 90 non ne trovi di bot. No, io sto bot... male, non vedo un bot. Ah, ok. Gli unici bot che trovi in mappa 90 sono PC giocanti, veri e propri. Se hanno fatto una bella pulizia, sono contento, perché era impossibile. Ciao Marco. Oh, sì, è strano forte che non mi spavala Shami. Mettevi troppo tempo a killare quella. Lasciami qui, è all'82, ragazzi. Ma ci mettevi troppo tempo a killare, quello era. Dall'81 all'82 è una giornata, porca puttana. Cioè... io dal livello 77 al livello 85 ci ho messo una giornata. No, ma aspetta una cosa, tu stavi spando la sciamana da solo? No, in gruppo con il main, però in equilibrata. Il main menava, lei era sul main in mezzo alla stanza che pigliava exp. E ovviamente moriva, era in autocaccia, così si rianimava da solo e tutto il resto. È normale che prendi troppo poca exp così, no, non è normale. Parecchia exp la perdi perché ogni 4 minuti si alza. No, ma non è quello, è che faceva poco danno a killare. Per killare un gruppo di mob ci metteva 3 anni. Ma non è vero. Buongiorno, gli facevi un capo e mezzo. Un capo e mezzo, facevo 2.5-3. Minchia, sai quanto ci vuole per killarne? Facevo 5k ai seto normali, agli arcieri e tutto il resto, e facevo 1.5, 1.7 ai generali. Siete proprio il danno. È normale che quella non ha expato tantissimo, perché se tu per killare 3 mob ci mettevi 10 minuti... No, dopo ragazzi, contate che avevo finito le skin. Avevo finito le skin, cioè costume e skin arma l'avevo finita. Anche questo ci può stare. Sabato 9 dalle 15 alle 21 è evento exp. Lo so, ma sabato mi sa che non ho più neanche l'autocaccia. Quindi è un bel problema. Bello evento exp, 100%. 100%, cioè con il 200% non prendevo un cazzo. E poi lo devi andare a prendere ogni 3 ore da Uriel, perché quel 100%. Mi stai dicendo che mo mi rubi pure in mappa 90? Esatto, esatto, adesso vengo a rubare tutti i meting, dal primo all'ultimo. No vabbè, mi faccio solamente quelli lampo, che purtroppo ho solo quelle difese. Il terra purtroppo non riesco a reggerlo, ci ho provato, ma senza un talismano inutile. Allora, vediamo. Non posso vedere, poi vedi adesso. Cosa? Non si legge, che sta scritto? Si chiama Chianchire. Ma chi è? È un Ligan. Si chiama Chianchire. Granchiere. No, Chianchire, ragazzi, vuol dire macellaio in napoletano. Chianchire. Oddio. Il macellaio di cosa? Che ne so, sta uno che si chiama Chianchire. Il macellaio dei... No, gli mando la richiesta, per forza. quelli li faccio io. Marco, cambia zona. Carlo, guarda qui. Purtroppo questi sono gli unici che riesco a fare, ragazzi, in mappa 90, almeno per ora. Che dite, gli do il cibo adesso? Eh? Tra 6 giorni muore nel petto, che faccio, gli do il cibo adesso? No, fra 6 giorni. Fra 6 giorni, cazzo, una settimana, Gli dai il boccone adesso, cioè, secondo me è buttato. Vabbè che sono 3 milioni, però. Il tuo quanto ti dura, scusami?
tipo 20 giorni, 10, 21 giorni. Ma che tipo è? Un cazzo. Card, pensa che tipo è? il mio Nessi dura 15 giorni, il minimo. Che sta Ma il parlando mio di tipo un meeting 20, qua? 20, 21. Un cazzo. Dicono Hai che visto così, ma qua, tipo, se Carlo? io ti vieni in CH1, io No, vado perché direttamente in CH9 a salire, poi non trovi nulla. dovevo un attimo aiutare un attimo l'inventario, poi dovevo vedere, non sono solo. Ecco Ho fatto perché la non trovo cintura meeting, MP8. Marco. Come? Marco, ecco perché non trovo meeting. Fatto la Non ho capito, cintura ripeti anime. cosa. Cintura anime più 8. Grazie a me. L'ho fatta scree. Da più 6 con 4 papiri del drago. Hai capito? Ho Vai. speso 3 won e 6 per slotarla. Madonna. Tre con sei. Costano 60 milioni l'uno le pietre, me ne sono fallite 3. Io l'ho trovato a terra già con le pietre. No, entro alle 2 e che sta quel cavolo di vento febbre, si stanno divertendo. Eh sì. Vabbè, Carlo, ma tu, mi faccio venire la voglia. io ragazzi, l'unico Dimmi, dimmi, dimmi. meeting che ho trovato, Aspetta, ho trovato capoorco e 9 code. Basta. Cioè, potevo buttarmi fuori qualcosa che mi potesse droppare qualcosa di serio, no? Sì, me lo ricordo. 16. Faccio 17,5 ora. Ma... Poi 1500 sciogli i danni in più. pending adesso. Sì. Ma 1500 vabbè, me danni li in più, era mangio. che non son male. Raga, me li mangio i maiden. Ma che bello, sono proprio Danni a me, soddisfatto di danni a questo me. personaggio. Danni a me tutti questi danni. Sono proprio soddisfatto di questo PG come sta uscendo. E direi. Se non sei Con soddisfatto, paule. regalamelo, eh. Con paule un forziere d'oro più. Se c'è della chiave d'oro, lo apriamo. Vediamo se c'è il meeting qua, ma ho i miei dubbi, mi sa che qua c'è un boss. Ah, non c'è neanche il boss qua. Dove ci fosse un boss? Troppo tutta la roba lasciamo. Lo so, Marco, ma ci guardo, oggi l'ho trovato qua, quindi ci guardo. Per Ragazzi, sicurezza. ragazzi, ho Poi? venduto due chicchi a 130 KK. L'uno. No, tutti e due. Mamma Sessi tu, mia. 65 milioni l'uno. Mamma mia. Non male, non Accetta male. via. Oh, che no, non fatevi alzare troppo, che io adesso devo iniziare a rubare l'alchimia. Un won circa a chicco, me lo Sai, comprate facevo voi, eh? compravendita, compravo un botto di quella roba e poi non lo vendevo. Sì, ma un won a chicco me lo comprate voi, ragazzi. Ma ora stanno won a chicco. Sono finiti tutti quelli sotto won. Madonna. E io come faccio a parlare alchimia? Me lo spiegate? Ancora te la devi comprare, scrivi, giusto pensando a farlo. Se riesco a beccarmi anche dei chicchi così a random, meglio, eh. Tanto che io Vendili a sto punto, se stanno pagando. per farci capire, c'ho due pezzi nello slot, no? Servono davvero tanto da quello con quelli gratis. In che senso? Tra un'oretta hai da fare? Io, Vittorio, intendo? Intendi me? Cioè, sta cintura non vuole salire a più 5. Perché sei live screen? Cosa? Sei live? Yes. Ci sentono a noi? Sì. Normale. Ok. Allora. Ascolta, Stanno fai io cambio CH. Ho già capito che qua non c'è un cazzo. Cioè, non sto qui a girare a vuoto per niente. Ok,
Ah, Carlo, ho venduto pure un lama a 10KK. Ciro, cazzo. Un lama a 10KK? Madonna. Sì. Sì, sì. Non stanno in li ho messi in bazar a 7. Ma si alza, raga, perché non si trova, perché non si trovano più, perciò, perché nessuno farma più Medin. Perché non fanno più? Mi sta scherzando. Se vuoi ti passo dei libri e poi quando li vendi diventa i soldi. Minchia, la cintura mi è scesa più. Scusa, zero. Nessuno farmi Metin, io di Metin non ne trovo manco mezzo. Ma perché mo c'è l'evento, cioè Domenico, non mi dici che non c'hai un minerale magico, tu dimmi che non hai un minerale magico da qualche parte. No, non ce l'ho. Minchia, io ne ho finiti 180, Luca. L'evento c'è, scusate. Ne ho 3000, ragazzi. C'è l'evento dei Metin, sta. Un evento. Fai 5 Metin al giorno e ti droppano un papiro della sfida, ti evoca un altro Metin e ti può uscire un boss a caso. Due boss. A me è uscito uno. È uscito il generale a me. Ma come si fa, scusa? Non è okay. Questo è stato vai in missione evento. Vai in missione evento. Ma io me la compro già opata sta merdosa. Sì, ma che stanno facendo qua c'è la cinturane. Ma mo hai capito perché l'ha trovata per terra? Perché quella era sfigata. Ma c'ha pure due pietre, capito? Lo so, tanto che era sfigata che l'hanno buttata. Ma tu la stai oppando con i papiri normali? Ma va. Io da più 5 in voi l'ho fatta con i papiri del drago. A più 5? Non sono nemmeno a più 4. È ritornata a più 0. Ah, madonna. Scusa, ma più 0 più 1 non è mica... Non mi ha spawnato meno in 45 adesso, ma è la ripetizione, che è? Ragazzi, ma da più 0 più 1 non è mica 100%? No. Non la cintura? Ah, no. Da più 0 più 1. Te ne si niente. No, può fallire da più 0 più 1. Ci siamo davvero tanto a quello. Poi dei drop dei meti non si possono vendere, io li ho. Ma di cosa? Cosa? Mi sta spawnando le meti a go-go a ripetizione. Com'è possibile? Tieni il culo. Uno, eccolo qua. Mi ha spanato un Medin strano, non l'ho mai visto. No, questo dito è una scaglia che sempre. Anche il boss, bene, perfetto. C'è anche il polifemo qua. Che non farò mai fuori. Non si riesco almeno a finire il Medin. Tanto per reggere lo rego polifemo. Cazzo. Ho spawnato il 9 cooler. Però io inizio a fare Medin. No, però così che mi sposta. Dov'è il 9 cooler? Me lo vengo a fare io. Ho un bel problema se mi continuo a spostare. Vieni qua, stronzo. Vai, seguimi, su. Sono da 9 code, ma ce lo posso anche fare in realtà. Il problema è che non mi domani vieni qua russe. No, li puoi commerciare, Marco, quelli. Questa. Quelli di evento bottino no? Sembra che si potessero commerciare. Ecco, il papiro del drago è fallito. Più di pesco me lo piglio. Basta. Tornato a più 4, vaffanculo. Che cosa è tornato a più 4? 100. 110 papiri. Quante scaglie hai buttato via? Una 10KK. Madonna. Minchia, oggi proprio c'è della pazza gioia. Due uomini di bauli rato. Ma so.
Beh, Pasqua, comunque la cassa Libro Pet l'ho venduta già. Ottimo, ottimo. E si è recuperato qualcosa. Sì, c'ho di nuovo i miei 4 won. Ah, ma quelli ho venduti gli antichi, fammi vedere. Beh, e si può trovare di buono da sti paura del cazzo, sti bastinari. Un cazzo, ti droppano i forzieri. I forzieri loro. Che se sono buoni, sono sì, buoni. Sì, se no... lo so. Dico dai, cioè, da questi forzieri cosa ti può. Io con l'evento ho fatto solamente un meeting, praticamente una volta. Cioè, ma il meeting della torre. Il meeting della torre valgono per l'evento? Sa di no. No, mi sa di no. Non lo so. Non lo so. Non lo darei. Però non è questo. Non lo darei per scontato comunque. Secondo me no, perché io so che tutti i dungeon sono esclusi dagli eventi. Però non lo, quello non è un dungeon, cioè non è un. No, eh sì, secondo, una me cosa, no, secondo me no, ragazzi. È una cosa dove tu puoi entrare e rimani dentro all'infinito. Quindi no, fermeresti a go-go. Ragazzi, se vai, i meeting no, perché tipo il meeting è una pergamena, non è un drop, capito? No, e allora i meeting della torre, ragazzi, sono diversi, sono altri meeting, non sono quelli della 70. Non sono i meeting di carta, sono altri. Una meeting 75. Comunque quello che dico io. Guardiamo quanti non lascio lì, che tanto ne ho infinità. Pirozzo. Vabbè, devo andare in torre a fare una prova, chi vuole venire? Non se riesco a liberarmi da se stronzi. Scrivi, vatti a fare una camminata tu. Se vuoi. Che cosa? In torre. A fare. Così provi. Qualcosa. Porta la sciamana così vede la morte morire. Infatti. Se va fino al nono. Ma ce sì. La faccio non ce la faccio a reggere il boss? Io sì. Ma ti expa lui. Ma lo uccide lui. Lo buffi. Vedi che Giorgia voleva venire in torre. Infatti, chi era prima che voleva expare? No, doveva andare in torre. Io volevo un attimino fare un paio di meeting. Devo vedere se ricevo. Vabbè, tanto mo vengo io e te li rubo tutti. I meeting? Sì, perché ho 30 minuti per fare 5 meeting. Ragazzi, quindi mi sanno pannato tutti i bot perché non vedo un bot online. Ma quando no, c'è, fanno i bot in sottobosco. Il cazzo, ragazzi. Infatti, non ci sta un bot. Ragazzi, durante gli eventi i bot non ci sono. Che dove sta scritto? C'è una regola precisa? No, no, ma anche, perché? No, ma anche l'altra volta quando c'era l'evento Exp, l'evento anche Luce di Luna, i bot ce n'erano pochissimi. No, secondo me. È una cazzata. Anche perché durante l'evento ok, là quello delle carte, praticamente i top player in classifica erano tutti bot. Tutti. Non ce n'era una che si salvava. Allora non vi so. Come fa a contrastare un bot a quell'evento? Scusami. Oggi raga, c'era un bot. Oggi c'era un bot in sottobosco. C'era un ninja arco nudo. Ma ero io quello. Tu perché non ti fai i cazzi tuoi? È bruttissima sta cosa. Tu non l'hai visto il mio ninja come nudo? Minchia, Pasqua, mo quello si è ripreso l'equipaggiamento. Davvero un bot sembra. C'hai i pugnali siamesi là più zero addosso, una formica leonino più zero. Fatal error sul mio computer. Ho dovuto staccare la spina. Ma Luca. Raga, ho fatto quella missione dell'evento. Che cazzo, cioè, è finito l'evento? Sì, una volta al giorno. Ma che cagata. Però aspetta, se ora a mezzanotte dovrebbe partire la seconda chance? No, alle 2. O alle 5 quando fanno o alle 2 o alle 5 quando fanno e che raga, e che senso ha allora andare in torre dei demoni per andare a fare sta cosa per i meeting se tanto no in torre ci andremo perché così anche la mia Shami guarda la morte morire e può andare in catacombe. Io devo andare a fare una prova, infatti non c'entra niente l'evento. Ma se stai un altro po' mi sa che non ce la fai. Infatti finisco il meeting e vado. No, sto dicendo a Peter. Non ho capito che detto.
perché sono meno 10. In 10 minuti non credo che salite fino al settimo piano. No, ma perdono, non volevo fare, non c'è un cazzo di me, non mi accosto a fare l'altro. Deve fare una prova lui in torre, deve fare. Devo fare una prova lui in torre, voglio vedere quanto sale la scena al settimo piano con gli zombie. Ah, io pensavo che dovevi provare le cose, le vette. No, se qualcuno voleva approfittare di me. Beh, se aspetti un attimo, finisco il metin e arrivo. È quasi finito. Vai. Il metin. Sì, tanto io dovrei avviare tutto il computer qua. Com'è, raga? Oi. Oh, Luca. Ciao, Luca. Oh, Luca, hai posta, eh? Grazie. Prego, non so se ti serve. Io l'ho droppato, te l'ho mandato. Dopo fai tu quello che vuoi. Va bene, amore mio. Luca. Un negro. Avevo... ha un amore mio, un altro negro. E dissocio. Dissocio. Siamo in live, siamo in live, Luca. Ah, ok. Allora, praticamente è stato più forte di me. Ha droppato due chicchi. È un pato. No, le ho venduti a 65k l'uno. Vabbè, bro, hai fatto benissimo, ma non devi neanche dirmelo. Niente, neanche. Ma in mezz'ora, raga, le ho venduti. Cioè, aspetta, io adesso carico 20 euro e mi compro tutto solo chicchi. Cioè, allora, sto arrivando. È meglio che vendere DR, raga. Infatti, cioè, due su altri server stanno alti, perché uno si potrebbe fare il trasferimento. Non so se ci stanno ancora quei trasferimenti là. Sì, se stanno facendo Italia Teutonia adesso. Chi lo sta facendo? Non lo so, sul gruppo c'era scritto. Cazzo, mi se stanno bassi i trasferimenti, cioè se trovi quello che si trasferisce. La domanda è perché adesso gli stanno così alti? Perché la gente si è comprato un sacco di alchimie e devo parla. Rame, è mio. Ci troviamo di nuovo finalmente in situazione di mercato fiorente. No, fiorente no, perché solo i chicchi sono saliti. Raga, se Teutonia, là, Teutonia, come cazzo si chiama? Uno va là, tanto il trasporto di uno slot solo ti chiedono un buon. Ti prendi 200 chicchi e te li passi qua, fai i soldi a palate. Capito, ma cioè ci vuole la mente per fare una cosa del genere. Potremmo shopparli anche alla fine. Si comprano lo shop? Sì, cioè 19 DR 60 milioni, 40 DR 38 DR 39 38 38 DR sono 6, 12, 1 e 2. Ma aspetta, che cosa? Scusate. Cioè, tu fai conto che... ma il trasportino allora, di DR per passare da un server all'altro? No, io sono rimasto... Sto dicendo che i chicchi sono più convenienti all'item shop. Esatto. Cioè, se tu conti, allora, un bono DR da 50 costa 80 DR, va bene? E lo vendi a quanto? 2 1 e 2 4 chicchi, 6, 12, 18, 24, li vendi a 2,40 e quanto li paghi? 38, 38, 68, cioè ci vai a risparmiare? 8, 16, 78, no? Può essere? 76? Hai fatti troppo veloce. Sono commerciabili? Sì, commerciabili. Fai 19 per 4? 38, 76. Ecco, 76. Invece che 80 DR, 76 DR. È vero, Marco, visto che ingegnato. Ma è vero, conviene, raga. Invece che 80 DR, 76 DR. Cioè, conviene di più vendere, ti shoppi chicchi, le vendi, piuttosto che shopparti buoni DR e venderteli. Esatto. Poi scusa, esatto. Il buono DR non costa 80. Costa 80, appunto. Infatti. Però non lo vendi a 50 monete. Raga, riuscito il medin 75, prova numero 4. Ma spawna i guerrieri se tu. Non fumare, raga. Non li reggo. Arrivo. Come i guerrieri se tu? Scrivatelo a fare tu, vai. Ma dove? Dove sei? Ma... in valle. CH? CH9, arrivo io. Rischio di fare la picconata qua e arrivo.
Ah, i button gioco. Ci killo all'istante, però mi killano pure loro a me. Sì, devi avere resistenza lampo, eh. E io a questi qua gli tolgo 5 spadate e muoiono. Sto arrivando. CH9 hai detto. Salute. Salute che se ne va. È tutta la salute che se ne va. Ogni starnuto sono 20 anni in meno di vita. No, sto scherzando. Abbiamo una lattata, fammi. Ho fatto i 3 desidero. Ah, scusate. È stato bello conoscerli. Ciao Luca. Ah, ragazzoli. In che isola sei? No. Penso al centro. Sì, al centro, ovvio. Sto arrivando. Non ci sono bot, vero? Carl. Mi trovi. Non ci sono bot. Ah. Oh, cazzo. Dimmi. Non ci sono bot. No. Giuro, ci sto rimanendo male. Ma può spawnare il Baron? Certo, stavo oggi in sottobosco, però era il Baron di frattura. Oh my god. Che cazzo stai dicendo? Sì, ragazzi, io sì. Mi sa ci crepo male allora se c'è il Baron. Che cos'è il Baron di frattura? Non è il Baron normale. Lascia perdere, è 100 volte più forte. Oh, qua dei gialli si stanno facendo il Baron. Dove cazzo sei, Carl? No, è tosto, raga, perché oggi Leandro e Luca non ci sono riusciti. Carl, dove stai? Ma io mi metto in mezzo, a questo gli do 4 spadate. Magari ti esce un baule. Capito. Questo lo sto uccidendo da solo, mi ci metto pure io. È morto. Ah, minchia, mi spacca. Ma non c'ho il lampo, cazzo. No, qua ci sono i gialli, i rossi. Caspito, raga, mi sono dimenticato di comprare le pozze verdi, visto, porca paletta. Dove sei? Questo mi ha scritto, sei un coglione, sei morto, passa davanti. Era quello in CH9. Poi arrivo. Ci sono in CH9, ma lì ci sono già i rossi. Lui è rosso. Ma lol, te. Ma dimmi. Lui è rosso. Lascia, Carl, faccio io. Un po' più distante. Lascia, faccio io. E volevo via il drop. Ma lo prendi lo stesso perché l'hai fatto più di metà. Poi sicuramente fai più danno di Scree, quindi. Vabbè, sì, quello sì. Questo non ha scritto sei un coglione, io mo gli vado a fare lo screen e lo faccio bannare. Vai. Ti giuro, oh, vado a posto. Tanto c'ho lo screen. È uscita la strega, raga. La strega di ghiaccio? Sì, minchia. Cazzo, dov'è Leandro? Mo gli scrivo, goditi il ban a questo. Raga, io guarda, i danni li faccio la strega. Se venite, ciao. Scrivi, diagni sta strega, perché gli devi una strega a Leandro, che conviene. Lo so. No, raga, questa è la strega mia. Carl. Raga, per ucciderla dovete fare 18.000. C'è scritto di un tuo amico di godersi il ban. Tienila della Gilda. Pasqua, chiama Leandro, che quello si è incazzato prima che ha fallito una strega, ha rosicato e se n'è andato. Senza manco salutare. No, Carl, non ce la fai. Ti fa droppare Leandro se aspettate, se risponde. Che lui te la mette in fin di vita, slogga, tu la kill e ti prendi il drop tu. Ovviamente qualcosa va pure a lui. Vai, vabbè. L'importante è mi lasciare un po' di roba. Che cazzo l'ho fatto? Le pietre più 4 ti lascia. Prima della fine okay. Va avvelenata per forza, sì. Lui si prende le matite, si prende lui. Non vale più le matite o la vita? Dipende. Le matite vale 10 milioni. Se ti capita una fretta pure sono 10 milioni. No, le matite vale 14 comunque. Fa pacchetti a 10. Facciamo una cosa, le matite facciamo metà. Facciamo metà le matite e metà le pietre. Se viene... Mi sa che non è una negoziazione. O così o a strega lasci là.
nel senso, ma scusa, facciamo metà, no, perché ragazzi, arrivo io ragazzi, aspettatemi che arrivo. Sto attaccando a Screamart. Ce la fai tu, Pasquale? Comunque io non gli faccio danno. Arrivo io. Io non gli faccio danno. Arrivo io. Un attimo. Quanti metri di droppa sta cosa? Dipende. Ah, dipende pure. Più o meno? Da 1 a 6. Ah, che schifo. Cioè, speriamo che droppa 6. Dividiamo. Ma dividiamo, sì. Oh, qualcosa sì, aspetta anche a me. Dividiamo sia Pietri che i matiti. Oh, sì, qualcosa aspetta anche a me. Qualcosa aspetta anche a me. Che ti ho aiutato a killare il Metin. Va bene. Un inchino più 4. Vai a cagare. Prendiamo una pietra. No, almeno scendi dal cinghiale. Scrivi, te lo consuma. Ah, almeno un'ematite la voglio. Me ne accontento di una. Dopo fate quello che volete. Quanto ti fa la strega? Scrivi, quanto ti fa la strega? Adesso guardo, non riesco a capire. Non fa molto danno, però. No, mi fa qualcosa. Io ho 9800 HP, ragazzi. Non c'è un cazzo, ci sono mai. Arrivo. Ah, eccolo. Non è vero. No, cazzo, un Ligan è venuto giallo. No, che stai dicendo? Livello 60. Come si chiama? It's Knightram. No, lascia. E voi lo chiama gli amici. Raga, killatelo. E quello mo chiama gli amici. Ma non lo pensare. No, è della nostra gilda. Ah, allora digli che si ferma. Diglielo tu. Ma se ne sta andando, quello nemmeno l'ha cagata la strega. Ah, a posto. Sto nella gilda tua. Ah, ok. Qui facciamo un duello. Vedi quanto ti faccio. No, non mi faccio un cazzo. Sì, ma così mi killi però. Stronzo. Se riesco almeno a beccare. Ok. No, non te ne andare. È per riprendermi almeno metà vita, perché sennò mi sciotta, sennò. Che ok, ho autocaccia, quindi ho le pozze automatiche, però. No, ho finito le pozze. Infatti, finite le pozze. Aspettate, questa mo la porto qua. La tu come hai preferito Dex a Vit da portare a 90? No, io ho fatto il cambio status. Ho fatto il cambio status e mi sto trovando molto, ma molto meglio. Aspettate, questa mo la porto di qua. La nascondo. Infatti anche tu, è molto meglio, fai molto più danno. Dove cazzo sei andato a finire, Carl? Non nascosta. No, non è vero, perché sta venendo qua? Lasciala a me, che io almeno riesco a reggerla un pochino. Spero. Metto le pozze a 75. Oh, ragazzi! Oh, Lea, ma vieni subito. Pasquale ha cambiato, PG ha cambiato. No, ma vieni subito. Perché? Guarda la diretta. Tu guarda la mia di diretta. Te. È per te questa. Guardate la mia di diretta, raga. Per scusarmi. Ragazzi, guardate la mia di diretta. Non ho capito, Graziano, che è successo? Vieni in Valle CH9. Ma fra, io spendo il
sono nemmeno collegato. La faccia. Ma c'è la faccia di una sciamana. Cos'è che devo guardare? La mia diretta, la stai guardando? Ah, sì, sì. Ma non vedi nulla di anomalo? Sì, sì, vedo, vedo. Dove siete, raga? Che è successo? Dove siete? Dietro, dietro, dietro la torre. CH9. Scusa, sì, CH9. Dietro la torre, che lato? Lato Rossi? Chi è questo? No. Oh, vieni, veloce. Dove cazzo state, raga? È mia, pure scrive, è mia. No, è Domenico, raga. Lasciatelo stare. Dove stai? Vabbè, tanto io non la collerò mai, quindi. No, killa Domenico. Metti il partigiano e killalo. Metti il partigiano e killalo. Chi è quel duo? Metti i pet, fra i pet. Madonna mia. Stunna. Sì, un attimo, perché non lo so usare. Ragazzi, non lo so usare. Vai, fai lo stun, il primo, la prima skill. E ora vortice. Ora. Ragazzi, non lo so usare. Ma boh. Ce la faccio usare, ma chi la sta cosa piuttosto, invece di fare, sì, il pagaccio? Che corazza... Che slog? L'acciaio. Metti quello che ti cade. Ah, mortale. 50 valore. Ah, ok. Aspetta che sloggo, Pasqua. C'è nulla. Intanto ti annullo. Tu non devi andargli proprio addosso, devi stargli un pochettino vicino dove non ti spada e gli fai vortici. Prima Leandro Scree mi sembrava uno stan di odio, mo tu mi pari Mr. Bean. Ciao, è tancata tu, prendila. E dai, si deve attivare Aura. Che cacchio. Ma scusa, fai cambio personaggio. Ma fai cambio PG. Vabbè, due secondi, raga. Ma ti posso buffare? No, se sei rosso come lo buffi? Mannaggia la miseria, le pozze su un altro tasto. No, non ti posso buffare. Metti la pozza su. Raga? Perché non fa danno? Aura sì. Era bugata. Ma gliela uccidi tu o fai cambio PG poi? Fai cambio PG dopo. No, lo devi far crashare dalla gestione attività. Metti il doppio guanto, Scree, metti il guanto. Ce l'ho il guanto. Ma qual è? Ma lei è la... Aspetta. Ricordati il veleno, un sound. Vedi che la sto uccidendo? Sì, lo so, quando arriva a poco. Ah, mettilo. Stai guardando? Vai. Ora picchiala finché è e poi vai subito con me e lo fai crashare. Avvelena. Sanguinato. Non c'è avvelena. Allora è già stato insanguinato. Put. Oh, non c'è avvelena. No, cazzo! Non ho fatto a tempo. Vander, e matite. Evasione. Vabbè, ha beccato tutto lui. Non ho fatto a tempo, ragazzi. Grazie al cazzo, fa un sacco di danno. Mannaggia, raga, lo so usare, scusatemi. Vabbè, abbiamo fatto un ritrovo tutti qua, tutti quanti insieme. Noi più gli orecchini di Vlad non mi interessano. Mamma che sciottata. Quanti matiti abbiamo droppato? No, una ne è uscita. Vabbè, facciamo una pietra e non una matita. No, vai tranquillo. Prendo io le matite. Questo non lo posso leggere, questo non lo posso leggere. Culo. Sì, sì, è... E Vander è fenomenale. Reflessione. Fa un botto di danni. E con la M di sta qua. Ma buono, raga. Abbiamo finito qui.
orecchini d'oro più zero. l'ha droppata al Beran, gli orecchini d'oro più zero. Ok. Ah, poi io andrò... Non lo so. Ma come ce l'hai sistemato bellino l'inventario? A proposito... Mamma mia, non mi ricordo più il nome adesso. Vuoto di memoria, ok, basta. Sei in torre? A proposito? Scrivi, ma la mia roba ti serve no, ancora? Carlo, guarda qua. Io sono andato anche già in catacomba. Aspetta. Facciamo poi. Tanto non ho fretta. Questa prova. Sì, vabbè, il 45. Non credo che droppi, eh. Vabbè, tanto per spaccarlo. Oh, Carlo, ma la vuoi ancora la mia mortale? Se mi fai un buon prezzo, sì. Questo dici? Prezzo? Sì, quella, quella. Guarda, te la faccio vedere, vieni qua. Sì, sì, me la ricordo. Me la ricordo. Me la ricordo, me la ricordo. Ma è bella. Compro una parte. Quindi non sei andato in torre? No. Scrima, ma la mia roba ti serve ancora o me la... No, te la posso dare? Se vuoi te la posso dare? Dico, se non ti serve, beh, mi servirebbe l'elmo almeno. Io sto, perché io faccio i metin in mappa 90, però se ti serve te lo do, non ho problemi. No, vabbè, non ti vorrei lasciare senza, capito? Perché che cazzo usi poi? Vabbè, se ti serve te lo do, se ti serve te lo do, non ho problemi. Per me la corazza più bella del War è l'acciaio nero. Comunque, il coso, l'elmo mi servirebbe, il talismano pure, gli orecchini ti rimangono. Vabbè, gli orecchini non servono. La tigre pure, non scherzo. È uno dei pochi che posso darti subito così, perché sinceramente non li sto usando. Ah, ok. Non lo so, se volete li do, ragazzi. Se non ti servono per andare lì in mappa 90, sì, perché l'elmo... Ma facciamo una cosa, Intanto ti passo tutto... La medaglia dell'eroe. Intanto ti passo tutto, dopo nel caso me li presterai ancora. Ah, quello sì. Posso dire quanto faccio in più con 50 euro? Figurati, caro. Così mi caccio sto cazzo di elmo 15-20. Leandro, posso vedere quanto faccio il magazzino? La squame, la corazza di ferro o di drago per War. Ma io sinceramente preferisco l'acciaio o la diodrago. Ma la squame non mi piace bella, molto, raga, non mi piace. La più bella la squame, dai. O la oro. Alchimia, fra. Grazie, bello. Ah, sì, è vero. Oh. Se no, consumo. Io non so neanche quanto mi è rimasto. Ma 20 ore e 31 minuti. Ma quando gli... è dopo 3000. Vabbè, intanto vado dalla Shami. Ok, devo cambiare CH. La corazza 50 valore. Ah, devi chiedere a Leandro. Con le pozze verdi sono lì in CH1. Leandro, posso provare la corazza e vedere... Carlo, sei laggato a bestia. Ma qualcuno per caso deve comprare rinforza, giri. Io ho ancora... Aspetta, proviamo un medin. Io ho ancora 8 aggiungi e 2 gira da vendere. Io pure devo vendere. Appena un soldi compro io gli aggiungi. Dici, Leo. Paschi, togli la collana e l'alchimia. Sì, è vero. Sì. Teleporter e l'anellino del teletrasporto istantaneo che non si consuma mai. È l'1.12, devo aspettare un po' per scheggiare. Oh, Scri, se ti serve ti posso dare quell'elmo 10 lampo, giusto per farti leggere di più là se non ce l'hai. Beh, sarebbe perfetto. Almeno c'è 10 lampo, ci vediamo al bazar CH3. Ma buono, caro, arrivo.
Fai gli stessi danni. Come fai gli stessi danni? Sì, se riesci a passarmi almeno il 10 lamp, guarda. È... Ma chi è che mi sta attaccando? È tanta cosa, tanta roba. Eh sì, almeno te lo trovi per fare le mette lì, te lo trovi. Sono proprio al centro del bazar. Sto arrivando. È abbastanza strano. Non ti metterò con gli sì. No, no, ma ti credo, ti credo. Il 50 valore busta IPG che già hanno molto danno. Sì? La mia c'ha 15 valore attacco. Boh. Ma non ho truppato un cazzo. Grazie mille, caro. Niente. Ok. Carlo, scusa, dove c'hai scritto nello status, no? Valore attacco, quanto hai? Aspetta, attivo l'alchimia. Dove cazzo sto? Ah. 11.000. Finisco le palle di ghiaccio domani, no, forse. 100, no, 1153. E quindi il 50 ti cambia poco. C'ho una domanda difficile per Leandro. L'armatura corazza d'acciaio blu. Mm-hmm. A quanto devo cominciare? A che app devo cominciare a utilizzare pietra magica? Ma in verità la pietra magica più 7. No, no, ma in verità la pietra magica non serve per l'acciaio blu. Anche perché va di perle, non è. Guarda, che sono io. Che quanto me la vuole fare? No, che... il cazzo, non va di perle, va di. Come si chiamano là? Le terre montuose, le cose gialle. No, allora. Sabbia di quarzo. Vulcano, sabbia di quarzo, cioè. Con la sabbia di quarzo, da più 7 in poi è tutto perle. Normale. Aspetta, se voglio usare la pietra magica, usala più che altro per la zodiaco o su di lì. O la forte mob. Quindi dici niente per niente pietre magiche, tutto quanto a papiri normali. No, è presente quanto costa la perla, la pietra magica? Capito, è presente quanto costa le sabbie di quarzo? Le sabbie di quarzo 30k. I quarzo non si droppano in... Dove cazzo si droppa? Non mi ricordo. Mi sembra che si droppino dai giganti, ma sono così difficili che praticamente quelle sì, che giganti, stanno esatto, sì, ma sono così difficili che quelle che stanno in circolazione vengono tutti quanti dai venti. Ma scusa, i bot dei giganti non ci stanno? No, perché né drop né exmano lì, che cazzo vanno a fare? Esatto. Quel corale va con lama a più 4200 di critico. 4200 di critico è poco, no, Marco. Un po' là, così non valevano un cazzo. Io purtroppo i collera... No, aspetta, i collera quali sono? Ah, quei lampo o... O quelli terra? Il punto è che per fare da più 9, da più 5 a più 6 lo farà almeno 100 volte. A 40k a sabbia di quarzo per due volte. Cioè. Vabbè, puoi usare il papiro del drago. Infatti, il papiro del drago. Il papiro del drago sì, è ottimo. Manuale del fabbro. Meglio ancora. Ma io ti dirò, quando supero quello scoglio, mi sa che comincerà anche quello di pietra magica. Chi è che crashava? Leandro, se n'è andato. No, vado un attimo, ragazzi, arrivo subito. Mm-hmm. No, comunque quelli lampo con la 27 medi non ti conviene giocartela, eh? Ma che c'è, una velenosa 27 medi? Cos'è? È una velenosa, Marco? No, 27 medi non fa niente, non è in nessuna parte. Già la mia 34 medi è bassissima. Eh sì, con 20 diavolo. Ma solo per Atlantide è buona, per il resto è inutile. Sì, infatti no. No, cioè, 27 medie è pochissimo. Se c'è una velenosa 27, 20, 20, 20 diavolo, falla più 6, più 7, va bene. Tanto è solo per expa. Sì, ma in Atlantide lui sta parlando di fare i metting qui in mappa 90. Ma ci metterà un botto. No, di critico fa 4.002. Cioè vuol dire che fa 2.100 di liscio. Minchia, troppo poco. Beh, anch'io non è che ci vado tanto distante, eh? Cioè, e io sto utilizzando la giovane eroi del 70, eh? Secondo me metti in 90, bisogna avere una velenosa almeno 35 metri. No, almeno 40 metri.
No, vabbè, io l'ho fatto con la velenosa 37 medie. Mi facevo. Però c'è il rubino chiaro, la stola. Eh beh, cazzo, il rubino chiaro, però. Tu pensa che io solamente il granato più 4. Per fare le metine veloci, se non avete l'equipaggiamento, ci vuole la sciamana che vi buffa e vi dà più critici e fate il primo. Sì, ma sai cosa vuol dire portarsi sulla sciamana a 90? Ho iscritto. È così il gioco. Poi conta che la sciamana ti serve a prescindere. Sì, perché la sciamana ti serve comunque dal 120 in poi per il melee. No, dal 100 in poi, perché per entrare da Razor ci vuole la sciamana, per entrare da Nemere ci vuole la sciamana, per entrare in frattura ci vuole uno che ti fa il gruppo. Vabbè, quello sì. Raga, parlo del diavolo e spuntano le corna, è uscito un bot. Perché li chiamati? Se ne stavano bene sloggati intanto, no? Sono amici tuoi, l'ha chiamati a casa. Ciao Ingambo, benvenuto caro. Corpo morto a terra, contro il tocco, vortice di spada, buttiamo a terra. Colpo scuro, mamma mia, schifo. Ma tu, amico mio, stai aspettando troppo tempo che perdi là tempo in valle ancora. Tu sei un altro come Peter. Sto expando. Siete rimasti al 2007-2008. Uffa. Oggi sono 40, non trovo boss facili, velo 30, vero? Difficile, Mattia, molto difficile. Non ho fuoco per ho scrigna. Dica, caro. Perché non ti prendi delle scarpe fuoco? Se le deve prendere Pasquale. Mi dà quelle da Pasquale. Quando vuoi soldi. Ah, bravo, bravo. Devo ancora dare 4 buona a Aleandro, quindi. Oggi per dare un tocco di novità sono andato a expare la sciamana in covo 3, non c'ero mai stato. Non cominciare a dire che sono rimasto indietro, perché sto usando le mappe nuove, mi sto affrontando. Oh, eccoti, tu sei quello lì, l'ingegnere, giusto? Ascolta, che l'altro giorno stava chiedendo Dome. Per il fatto dell'IP, com'è che era Dome? Ah, allora, la VPN integrata. Luca, io c'ho la Vodafone a casa. Non so se lo sai, stanno offrendo quel servizio che si chiama VPN Vodafone, una roba del genere. Comunque me l'hanno dato gratis per 3 mesi perché ho fatto la linea nuova. Però questa VPN non è che io l'ho installata sul computer, è installata direttamente nel modem della Vodafone. Nel senso, io vado a 192.168.1.1, entro con i dati e mi dice che la VPN, lo stato è attivo. Ma la mia domanda è un'altra. Secondo te, con questa roba che ha messo la Vodafone, mi possono bannare? No, no. No, perché la VPN è impostata su Italia, non all'estero. Boh, non lo so come è impostata. No. Fermo. Parla l'ingegnere. Sul modem di Vodafone c'è un servizio VPN che è un servizio del modem stesso. Siccome il modem esce con un IP pubblico sulla rete globale, ha la possibilità di accendere con una maniera molto semplice un pulsante sopra la configurazione del modem il servizio VPN che verrà esposto tipicamente su una porta dedicata. OpenVPN per esempio utilizza la 1940, non ricordo manco io. Se invece utilizzi una standard è la 443 classica di SSL. Quindi tu semplicemente stai accendendo questo servizio VPN sul mondo globale e se lo vuoi utilizzare col tuo telefonino ti agganci alla VPN di casa tua, entri dentro il tuo NAS, entri dentro il tuo disco remoto, fai quello che ti pare, però il senso è un servizio che offre il tuo modem all'esterno nel caso in cui tu ti voglia connettere da remoto, ma non è qualcosa che c'entra con la VPN di Metin o che stai dentro una VPN speciale che quelli di Metin se pensano che stai facendo il truffaldino, non c'entra assolutamente niente. È il tuo modem che offre un servizio a gratis. Gratis il cazzo che costa 5 euro al mese, però. Beh,
Un gatto. In realtà la maggior parte dei modem ce l'hanno già sta sì, ce l'hanno, però la Vodafone per attivarlo gli devi dare 5 euro al mese. Infatti dopo stanno facendo pagare il servizio VPN, perché quello è un servizio software che sta dentro il modem. Loro ti stanno facendo pagare il servizio IP pubblico, che invece è il servizio per permetterti al tuo modem VPN di essere raggiungibile globalmente, dovunque tu sia, qualunque cosa succeda, con un IP statico. Questo è quello che ti stanno a far pagare, in modo che la tua VPN sia raggiungibile. Altrimenti dovresti utilizzare barbatrucchi tipo no IP. Per semplificarti la vita, dammi 5 euro e c'hai la VPN disponibile, già preconfigurata, col certificato già creato, devi soltanto schiacciare un pulsante. Vabbè, finché è gratis lo tengo, poi lo disattivo. Sì, gratis, non ci fai niente. Gratis i miei coglioni, 5 euro al mese comunque. No, per 3 mesi è gratis, poi diventa 5 euro al mese. Ah, ok. Non ci fai niente. Però scusa, ragazzi, scusate una domanda. C'è Mattia che mi sta chiedendo se al 34 droppa ancora dal boss delle scimmie facili. Sì, no, facile mi sa di no. Al 34, 34. Che livello è il boss delle scimmie facili? Sì. Si fa una shoppadina su, non lo so, in Ungheria. Però no, scusa, no, cioè, però scusa. Io ce l'ho al servizio 30, VPN, allora gratis, sì, ma allora sì. Me lo sono costruito per i fatti miei, entro dentro la VPN di casa mia perché c'ha un IP pubblico, e quando mi serve una foto in particolare che sta soltanto su un NAS sul mio archivio, vado nel mio archivio da remoto e ne scarico quello che mi serve. Però quindi, scusa Luca, è una cosa che ti serve veramente quando fai il nerd peggio di me, quando sei un ingegnere peggio di me. Però scusa Peter, io poi sopra, siccome io ho la Vodafone al piano terra e al terzo piano c'è un access point, anche quell'access point mi ha configurato la VPN perché lo supporta, è andato, cioè io ho attaccato il cavo Ethernet e l'ha preso in automatico. Anche quell'access point ha attaccato la VPN perché lo supporta. Cioè tu hai attaccato un cavo Ethernet dal modem di Vodafone fino all'access point del terzo piano. E là ho fatto autoconfigurazione e si è configurato tutto da solo. Infatti se vado sul VPN che ho qua dell'access point al terzo piano, mi dà la stessa VPN di Vodafone. Ma non so se, mi sono spiegato bene. No, forse no. Cosa vedi tu? Vedi una rete wireless che si chiama VPN? No. Se io vado sul 192.168 là del modem, entro con i dati, okay, e vado nella sezione sempre VPN perché il modem lo supporta, sì, me l'ha già configurata identica e specificata a quella di Vodafone, perché giustamente internet lo prende da quello, da quel modem. Dal modem di giù. No, ma secondo me comunque condivide il servizio. No, questa è una minchiata. No, questo non mi torna assolutamente. Due software diversi che stanno dentro due pezzi hardware diversi, come fanno a parlarsi e a trasmettersi una configurazione G3M? Detto poi che se sono due marche diverse, allora o c'è la sincronizzazione o niente. No, c'è qualcosa che mi sfugge. Ripetimi bene, tu c'hai un modem Vodafone al piano di sotto, la Vodafone Station 5 se non sbaglio, proprio per essere precisi. Sì, o 5 o 4, non mi ricordo, però c'è un servizio VPN, fantastico. Ok, è già attivo. A terzo piano, perché io abito a terzo piano, mi sono portato un cavo Ethernet da sotto a sopra, mm-hmm, 60 metri, vabbè, via dicendo, l'ho passato, e poi ho comprato un Fritz Box 7490 se non sbaglio, mm-hmm, che supporta tipo fino a un giga di connessione, tutte quelle puttanate, e poi nelle pagine là dove tu lo configuri, mm-hmm, puoi usare o la tua configurazione, fa tutto lui col cavo Ethernet, si configura insieme all'altro modem, mm-hmm, e poi okay, c'è sempre la dicitura VPN, e da lì ha messo gli stessi dati che c'ho sulla Vodafone. Allora si sta collegando con la tua Vodafone attuale. Vabbè, no. È normale che si sta collegando, se il cavo l'ho attaccato lì è Ethernet. No, secondo me è un abbaglio, nel senso che
Che vuol dire gli stessi dati che ci stanno sulla Vodafone? Vuol dire che lui vede lo stesso IP pubblico con cui vorrebbe creare la rete? Bravo, vede gli stessi dati proprio. Certo, perché l'IP pubblico quello è quello dato dal modem, quindi lui non è che sta prendendo i dati, il secondo modem non sta prendendo i dati del primo modem, sta prendendo i dati pubblici, tra virgolette, agganciati al tuo account, al tuo servizio, che poi fa riferimento sempre al primo modem. Quindi prende l'IP pubblico che il primo modem ha ricevuto dalla rete globale Vodafone. Okay. Semplicemente sta dicendo: vedo che stai sotto un IP pubblico, ho la possibilità di stanziarti una VPN, perché ti ripeto, non è che Vodafone ti fa pagare il servizio VPN, è un software gratis nel 99% dei modem che vendono oggigiorno, quindi non c'è bisogno di pagare. Quello che invece si paga è il servizio di IP pubblico, perché tu, per avere la tua VPN sempre raggiungibile in qualsiasi condizione, ti serve il stadio pubblico. Io, ragazzi, quindi, veramente non metto lingua, perché non, queste cose non ne capisco proprio niente. Vabbè, ma la domanda è... Secondo modem, ok, qual è la domanda? Mo mi è più chiaro, mo mi torna. Qual è la domanda? Perché loro ieri mi hanno detto che così mi potrebbero bannare, però scusa, io non è che lo sto facendo io. Allora, aspetta, abbiamo detto così perché Metin non ammette VPN, così so. Però aspetta, attenzione, io non Metin sto shoppando. Metin non ammette che tu ti connetta una VPN che fa capo in Ungheria, in modo tale che tu fai finta di essere un ungherese per comprare. Questa situazione è diversa. Invece sul modem di Domenico c'è la possibilità di attivare il servizio VPN, quindi anche se lui si volesse connettere alla sua stessa VPN, la sua VPN è in Italia. Quindi comunque vada, lui risulterebbe come un IP italiano. Ok, apposta, questo volevamo sapere. E comunque risulta in Italia. Questo servizio userai per accedere, ragazzi, a tua NASA di remoto, su cui c'è la foto importante che ti vanno a pescare quando stai in vacanza dall'altra parte del mondo. Solo a questo ti servirà il servizio VPN dentro il modem di casa tua. Per entrare dentro casa tua da remoto. Ma non assolutamente per shoppare, c'è niente. Ragazzi, dico, quindi non mi possono bannare perché poi è una cosa di Vodafone, non è che l'ho fatto io. Allora, no, Domenico, non ti possono bannare perché sei in Italia, appunto. Domenico, tutti quanti, cioè tutte le nuove linee, partendo, non so, dalla Mista Rame, che con le nuove linee, con le nuove offerte, con i nuovi modem e così via, fino alla fibra, alla gigabit o alla terabit, se, non so neanche se esisterà ancora, non lo so, hanno tutti quanti integrati una VPN per la protezione dei dati sensibili dell'utenza. Quello non c'entra assolutamente niente con la VPN che tu vai a scaricarti per andare a cambiare il tuo indirizzo IP. Appunto, questo dico, che ieri mi stavate dicendo che mi potevano bannare, ma perché non è una cosa che io sto facendo volere, cioè nel senso che sono, come devo dire, che io sono consapevole. Stiamo parlando di due cose diverse. Che è bannabile quando tu volontariamente installi un software che ti fa agganciare a un server che sta in Ungheria. Quello che stai dicendo tu, invece, la Vodafone che ti offre è un sistema per farti accedere a casa tua da Italia a Italia. Fino a quello ho capito. Sì. Però dico, capito io, cioè alla fine, se a me mi banna, io ci posso dire, guarda, io non c'entro un cazzo. No, tu non lo stai usando, tu stai usando un VPN per un'altra cosa, non per cambiare indirizzo. Di fare questa cosa, e se lo accendi e continua a essere non bannabile, e se utilizzi il tuo computer dentro casa tua, continua a non essere bannabile. Se un giorno col telefonino, come faccio io, ti interessa andare dentro casa tua perché devi accendere un computer in emergenza per qualsiasi ragione, utilizzi questo servizio e continua ad essere un bannabile, perché c'entra il cazzo con Medium, c'entra col modem di casa tua, fa proprio un'altra cosa. Non ti stai connettendo fraudolentemente a una rete ungherese o polacca, ti stai connettendo a casa tua, top. Medin non se ne può accorgere perché materialmente non è questo quello che va a cercare, non c'entra proprio niente con le cose che potrebbero mannare. Sì. Okay. Cioè, se tu, allora ti faccio un esempio: se tu ti colleghi normalmente con la tua linea di casa che è alla VPN praticamente italiana,
tu ti fai il, tu ti giochi tranquillamente, dopo entro in 5 minuti sconnetti e ti ritrovi l'account collegato in Ungheria, ecco, per andare ad acquistare nello shop o quant'altro. Ovviamente è bannabile perché è tracciata, non puoi essere in Ungheria nell'arco di 5 minuti. Ma quello è normale, non lo metto in dubbio. Ma io sto parlando, cioè, volevo sapere il fatto del servizio della sul modem. Sul modem di casa mia ci sono installati 3 servizi VPN che vengono esposti sul pubblico su 3 porte differenti. Questo non significa che magari ne banno, perché io sto prendendo un servizio VPN all'esterno, ma non è che io sto usufruendo di un servizio che mi fa connettere in VPN Ungheria. C'entra niente. Io ho 3 VPN attivi in questo momento. Posso accettare connessioni sulla ieri Luca e Pasquale mi dicevano: ah, vedi che ti possono bannare, quindi mi hanno fatto venire un po' il coso. No, ma sono due concetti no diversi. Ma perché non è che ti abbiamo fatto dire no ti bannano, ho detto se la tua VPN va fuori Italia rischi il ban, ma visto che è proprio un altro tipo di VPN, non è che tu vai fuori Italia non rischi il ban, punto, solo quello è il era da sapere questo che... Fammi capire, il servizio che tu hai, se tu attivassi il tuo servizio e lo dessi a un americano, l'americano ti potrebbe connettere al tuo servizio di VPN e potrebbe shoppare su Made in America per risparmiare i soldi. Quindi praticamente non stai facendo tu la frode, hai semplicemente la possibilità di esporre qualcosa che può essere utilizzato da altri, ma di certo non è, tra virgolette, tu che stai facendo la frode. Esattamente al contrario, questa era la cosa che volevo capire. Non hai la possibilità di utilizzarlo, anche se tu lo utilizzassi, tra virgolette, bannerebbero l'americano che utilizza il tuo servizio, ma tu non c'entri niente. Ah, boh, quindi posso continuare a lasciarla? Sì, tranquillo. Tanto ancora è gratis, quando poi diventerà pagamento, poi si pensa. Perché sinceramente €5 per stacca la batteria. No, non hai capito. Siccome ho fatto la linea a un altro nome, ho passato dalla linea da nome di mio papà al mio nome, perché col mio nome, che sono più giovane, mi hanno dato la 200 mega e pago di meno. Che ho fatto? Mi hanno detto: ah, vabbè, stiamo regalando per 3 mesi questa cosa di VPN. Cioè, vabbè, sei gratis, mi dà 1000, se no non la voglio. Non è un servizio delicato che devi sapere utilizzare con accortezza, ma non per me, perché se non lo utilizzi con accortezza e lo lasci aperto in una maniera sbagliata, ti entrano dentro casa e quindi ti fregano le foto della tua fidanzata. Vabbè, non si fottono niente perché non ce l'ho il NAS, quindi vabbè, quello che è, insomma, qualcosa che possono fottere. Il senso è: se non ti serve il servizio, staccalo, altrimenti deve essere fatto bene e ben protetto. Ma vabbè, per mo che è gratis non lo tengo, cioè lo lascio, quando è poi lo stacco. Ma sì, alla fine guarda, non ti cambia comunque nulla, eh. No, vabbè, quello sì. Ah, per me è prezioso, cioè io in qualsiasi momento entro, accendo 1, 2, 10, 100 server, tutti quelli che ho sotto la mia infrastruttura di casa, per me è prezioso. La stessa VPN che ho utilizzato Pasquale qualche giorno fa è esposta, è sul pubblico, è ben protetta e quando mi serve posso entrare io e posso far entrare chi dico io. Vabbè, ma quello è diverso, tu lo riesci a progettare, a fare. No, non mi sono spiegato, è lo stesso servizio che offre il tuo modem, solo che il mio è fatto artigianalmente in modo tale che lo controllo come dico io, quindi non è che e non mi hanno mai bannato e non solo ce n'ho uno, ce n'ho 3, perché devo poter accedere con 3 VPN, con 3 tecnologie VPN differenti, in modo tale che sto sicuro sempre e comunque. E comunque vada, non mi hanno mai bannato, perché offro un servizio VPN, ma non lo sto utilizzando io in maniera fraudolenta per fregare il sistema etico. No, per farti capire, io finora, cioè, ce l'ho sul modem, ma non sapevo, so che è una cosa di sicurezza, ma non è che mi metto ad andare a shoppare in Ungheria, cazzo me ne frega, per 10 euro che shoppo. No, infatti, ma non è quello il servizio che utilizzeresti. Sì, sì, è ovvio, però capito, per i 10 euro la VPN, ragazzi, è progettata per tutt'altre cose, non per per i 10 euro che shop al mese, che cazzo mi faccio che uso la VPN per 10 euro al mese? No, perché
non manco vale la pena. E poi quelli sono i soldi che shoppo io, 10 euro per il guanto, e li shoppo quando c'è il 30 o 40% e mi durano 2 mesi. No, comunque raga, la VPN è una cosa legalissima e tutto il resto, quindi c'è... Cioè... Ah, se dopo, parlavamo se dopo... di due concetti diversi. Parlavamo di due concetti diversi. Sì, sì, beh, diciamo certo. È legale dal punto che tu la compri, perché se tu la scarichi quelle gratis mi hanno detto che sono pericolose. Quelle sì, quelle lì sì. Sono piene zeppe di virus e ti fottono i dati. No, ma più che il virus è che come tu prendi l'IP di un'altra persona prende il tuo IP, capito? Giusto, Lu? Beh, sì, sì, certo. Cioè, ragazzi, è una condivisione equa. È un do to death. Se tu non dai, io non desso. Quindi quando sì, tu entri in questi sistemi gratuiti tipo BRVPN, c'hai 500 megabyte di traffico massimo, però puoi addirittura decidere da dove cavolo apparire, dal Brasile, dalla Cina, dalla Thailandia, scegli tu. Per 500 megabyte di traffico farai finta di essere un thailandese, d'altra parte un thailandese farà finta di essere te, o un cinese, o Domek, la VPN utilizzerà solamente per andare in Giappone a catturare i Pokémon. Con Pokémon Go. ma che cazzo me ne frega, sull'iPhone io c'avevo iSpot, mi muovevo nel letto, mi muovevo il personaggio, lo mandavo in America. Sì, è uguale, il principio, nel senso, poi alla fine. Purtroppo se appartiene a questo tipo di circuito, di sottorete, ovviamente altri possono utilizzare il tuo IP, quindi tu sei un client, ma fai anche da server, da proxy, router, e quindi un però cinese che se vuole guardare YouPorn passerà per il tuo IP e tu non saprai mai. E poi, scusa, un'altra domanda. Lo so che ti sto rompendo un po' l'anima, però no, io siccome ho questo problema che il cavo è lungo 60 metri, l'ho dovuto portare al terzo piano e c'ho l'access point nella sala e dalla sala c'ho un altro cavo che mi arriva nella stanza. Cazzo, quanta perdita di segnale che hai. Siccome io ho comprato un altro, cioè ho comprato, mio padre per sbaglio è andato a comprare un altro access point uguale a quello che già ho messo nella sala. Se io me lo metto prima del computer, secondo te la linea migliora o rimane uguale? No, peggiora. Troppo lontana dalla cabina. Cioè, ci sono troppi metri di stacco col cavo. Sì, il tuo problema sono i 60 metri del cavo, perché l'Ethernet sopra i 100 metri comincia ad avere delle 100 metri, minchia. Sopra i 100 metri sono dei disturbi di trasmissione non più accettabili. Vabbè, io mica li supero 100 metri. No, ma praticamente stai già utilizzando il 70%, quindi è quello il problema. Ti do un consiglio, 70%. Ti do un consiglio, Domek. Vate a prendere un Ethernet, ma in fibra. Ma se non c'ho la fibra, che cazzo me ne faccio? Scrivi, inutile. No, ti pigli il cavo che è fatto invece di fatto in rame, è fatto in fibra. Così non perde tantissimo segnale. Sì, ma è inutile. Se io ho la 100 mega ma con la DSL, è inutile. Tu puoi fare. È abbastanza che hanno i connettori uguali. Tu c'hai un punto che è il tuo modem. Allora, io la cabina da casa mia ce l'ho tipo a 500 metri. Lascia aperto. A casa tua c'è un modem, quello è connesso al mondo, ok? Da sto modem parte un cavo Ethernet di 60 metri che arriva anche dal terzo piano. Vabbè, 60 metri non lo so, può darsi pure che sono di meno. No, se so 60 so cazzi, se so 20 stavo a parlare di me. Conta da piano terra a terzo piano penso che 40. Vabbè, sono 10 metri, no. 3 metri a piano. Sì, sono più o meno 3 metri a piano, ragazzi. 2,80 o 3 metri massimo. Io ho fatto orientativo, ma sono 3 metri a piano, raga. Vabbè, fai 5 per entrare dall'altra parte, sto 20 metri, quindi non è quello allora il problema. Continuiamo a riflettere, continuiamo a ragionare. Allora, io se non sbaglio, comunque quando ho fatto questo lavoro ho comprato o 50 o 60 metri di cavo e un po' pure mi è rimasto. Ok, quindi c'è sta. La stima è nel 20 metri, forse ne hai usati 25, ma tutto a posto. Beh? Però il ping, ti faccio un esempio, sotto a piano terra mi dà un ping
qua sopra il computer me ne dà un altro. Ovvio, c'è la dispersione, non lo metto in dubbio. Però il lasso di diversità di ping è troppo elevato. Tipo dipende sotto ping. Dipende che cavo stai utilizzando. Cazzo sei. Cat 6 sì, è buono ma non ottimo. Dovresti utilizzare un Cat 7. Sì, vado a spendere 200 euro per fare sta puttanata. Ma non ne faccio no, 200 lui. Euro, cazzo. Ti costa 10 euro su Amazon. 10 euro al metro? No! L'ho comprato da 10 metri, l'ho comprato io da 10 metri. E da 10 metri che cazzo faccio? Scri, non faccio niente. Devi fare le prolunghe, devi fare. Cioè ne devo unire due, tre cavi per arrivare. Unire due e fai un nodo l'uno con l'altro. Può darsi che funziona. È vero. Con nastri isolanti. Fai il nodo quello dei marinai. Li so fare a gas adamante. Allora, che... tendenzialmente secondo me se stiamo parlando di 20 metri sì, il ping ci avrà leggera inefficienza ma manco troppo. Quindi stiamo parlando di, cioè, qual è il tuo problema? Il problema è che c'è delle performance di rete che non ti soddisfano, che sì, bravo, il cannone sopra vai di merda. Sì, ha troppa dispersione. Ha troppa dispersione. Ti faccio un esempio: quando avevo la team, che poi l'ho cambiato, con la team sotto mi arrivavano 99 mega e pingavo 14. Okay. Ascolta, okay, fa una cosa, cambia linea, mettiti la fibra e basta. Poi scrivi, da me la fibra non c'è. Non c'è, manco da me fibra, sto romagnolo. Sopra invece? Sopra, tipo, mi arrivavano 85-90 mega e il ping passava da 14 a 20-24. Illustrati le dita. Poi che hai fatto? No cazzo, poi mio papà ha deciso di fare la Vodafone. Beh, ha fatto la Vodafone. Domè, guarda che fino a 20-25 di ping è ancora ottima, eh. Conosco persone, appunto, l'ha detto. Conosco persone che hanno 140, 100, 190 di ping. Sì, ma non lo metto in dubbio, però la cosa è, se io pago un servizio vorrei sfruttarlo proprio a pieno. Siamo passati a Vodafone. Vuol dire che invece di farti 10 piani di appartamenti per metterti la linea internet, ti metti il modem dentro nella tua stanza. Non posso. Se potevo l'avevo già fatto. Non posso. Io quando ho messo la fibra mi sono fatto mettere il modem proprio in parte al computer, così sono collegato in LAN. Grazie al cazzo. Io c'ho l'ufficio sotto, internet mi serve sotto. L'ho dovuto fare per forza, così non è che andavo a fare due linee internet. Ma senti, Domè, materialmente adesso che sei passato a Vodafone, quali sono i risultati? Sotto a quanto vai? Sotto ancora non l'ho provato, ti dico proprio sincero, te lo dico. Sopra? Sopra, mo ti faccio lo speed test, aspetta. Mm-hmm. E se faccio io lo speed test vi faccio piangere, da disperazione della vostra linea. No vabbè, non è che mi lamento, però capito, tipo adesso pingo 36 con la Vodafone e c'ho 83 mega. Pasquale lo sa che 85 mega è arrivato. Ah, Pasquale, uh-huh. Il ping, tu sai la linea che ho io, il ping 36. Sì. Il ping 36, però vabbè, perché questo è la sottorete Vodafone. Ha un po' schifo. No, è una sottorete molto efficiente all'interno della sottorete. Poi quando esce su internet ovviamente fa un po' più schifo. Ma è come Fasto, beh, pure Fasto, cioè, una sua grandissima, enorme sottorete, roba che se tu scarichi per esempio i torrent e becchi un interno, scarichi veramente a 10 megabit. Però quando poi esci dal gateway principale, il gateway principale di Fasto diventa il tuo collo di bottiglia dell'intera sottorete e quindi vai un po' più piano. Perché, guarda, per un'altra cosa, ma non so se c'entra, col computer di prima, che avevo prima, vabbè, non lo metto in dubbio, era il computer pure vecchio e via, dicendo, però cazzo, mo questo computer l'ho assemblato mo a settembre e c'ha una scheda di internet a 2 giga e mezzo, la scheda madre, cioè. Ah, esatto, primo, secondo, ma tanto tu comunque vada a più di 10, se tu stai andando a 100 megabit, significa che tu stai scaricando qualcosa a 10 megabyte al secondo, tu stai scrivendo su hard disk 10 megabyte al secondo, quindi
Detto che ce la puoi fare, se vai al massimo, considera che comunque fanno pure dei limiti fisici, perché il disco meccanico ti può scrivere. Io non ce l'ho il disco meccanico, ce l'ho già sulla scheda madre, c'ho l'NVMe 4.0. È buono, eh. Madonna. Bello. La Madonna, ho speso 1400 euro di computer. 1400 okay. Appena, io ne ho spesi 2100. Ma conto io 1400 e non c'ho nemmeno la scheda video. Cioè, c'ho una 1060. Va bene, scrivi 300 megabit, ok, perfetto, quindi praticamente la tua rete non può essere il collo del bottiglia, cioè, ci sono stati. Il computer va più veloce di tutta la quantità di rete possibile e immaginabile che può passare, tutta la banda che può passare dentro quel cavo e dentro quella scheda. Tipo, per farti capire, siccome al piano di sotto della Vodafone ho attaccati 4 cavo Ethernet, quello che mi sale sopra l'ho impostato pure a 1 giga. Quello del modem di sopra, che va dal modem di sopra alla mia stanza, l'ho impostato pure 1 giga. Però non è cambiato un cazzo. Ma no, perché tu stai spartendo una rete da gigabit, ma che ce vuoi fare? Comunque il limite è 10 mega. Lo so che il limite è quello là, i 100 mega che mi danno. Capito. Però capito, pensavo che diminuiva un po' il ping, faceva qualcosa, minchia, non è cambiato un cazzo. Ma no, anche perché quella poi è una limitazione che tra virgolette non riesce nemmeno a rispettare. Comunque quella secondo me è una limitazione interna che dice verso questo host, verso questo capo di rete, mandami 500 megabit. Verso io ho impostato la cosa diretta. Però questo non ti cambia la tua capacità verso l'esterno. Stai semplicemente manipolando i tubi che stanno dentro, ma il tubo gigantesco che ti fa affacciare. Vabbè, fuori. Io ci ho provato. Io ci ho provato. Fatto bene. Quindi l'altro modem mi dici che me lo posso vendere? Non mi serve un cazzo l'altro access point. Secondo me sì. Cioè, se ci arrivi diretto con un cavo di rete, sopra ci metti uno switch. Se ti serve l'access point per la wireless, vabbè. Sì, per la wireless, perché c'ho la televisione e via dicendo. Allora va bene così. Cioè, è normale che ci sia un rallentamento del ping, ma stanno a parlare di bazzeccole. Non mi sembra esagerato. 17 a 34 è raddoppiato il tempo di ping. Oh, stiamo a parlare di millisecondi, non stiamo a parlare di... Vabbè, però sui giochi che gioco io FPS, quei millisecondi sono importanti. Questo è vero, però tu considera... Perché un'altra cosa strana è... Google Cloud. Hai presente il cloud di Google? Sì. Vabbè, ascoltalo Mac, se giochi a Valorant non ti serve tanto ping. Cioè non ti serve così tanto poco ping. Come no? Se tu pinghi di meno spari prima degli altri. Sì, stai dicendo ne merita cazzata. Vedi i nemici pure prima. Lo so, ma allora sparati Warzone e vediamo. Ma Warzone è un gioco di merda, che è pieno di gittoni di merda. Fatto sta che tu, per esempio, vai su Google Cloud Oregon, regione Oregon, e provi a pingare Google Cloud regione Montreal, quindi Canada del Nord verso America del Nord, ti ritrovi 100 millisecondi di latenza, che è una cosa, a mio parere, inaccettabile. Considera quindi che se un cristiano sta giocando in Oregon e sta parlando con un server che sta a Montreal, quindi stiamo parlando di 500 km, niente di più, c'ha 100 millisecondi di latenza. Non è così, diciamo, grave avere 34 millisecondi di ping. Tutto a posto. No, sì, ok, non lo metto in dubbio, però la cosa è, io là su speed test pingo 34, però se vado a giocare su Valorant mi pinga 60, perché questa... Ma quelli sono i server del gioco. Io pingo 9, su Warzone pingo 70. Che significa? È il gioco che è fatto male. È un gioco di merda. Sì, ti sto dicendo, su Warzone pingo 70, che c'ho ping 9 io. Ragazzi, aspettate, dipende anche come sono intasati i server. Perché più gente c'è nel server, più lag, più ti fa meno FPS, meno... Ti fa più FPS, meno FPS e più ping. Ah, boh, quindi per migliorare non posso fare un cazzo, mi devo fare la linea direttamente qua, non la stanza. Sì, purtroppo sì.
Avresti pure mettere due ripetitori a 5 GHz, l'ho già guardato come soluzione. Dovevo mettere internet da casa, io non c'è, dentro, no, dentro non una cascina, no, fai conto, da casa, dentro una cascina che stava a 50 metri e non potevo passare in cavo. E ci ha messo direttamente due antenne 5G, una di fronte all'altra, una diretta verso l'altra, senza rami in mezzo, e vai effettivamente molto bene. Però se c'hai i piani in mezzo non te lo fa. C'è i piani in mezzo. È meglio che già puoi avere. Vabbè, allora devo aspettare che faranno la fibra. Vabbè, ma tanto la stanno mettendo in tutta Italia. No, prima o poi arriverà anche cambia, da voi. No. No, ma non ti cambia niente, il tuo problema non è che tu vai male dal modem verso il mondo esterno, il tuo problema è che tu vai male dal modem verso il tuo mondo interno, perché te devi fare 20 metri e poi disperdi il segnale, in qualche maniera perdi inefficienza, ma tu perdi inefficienza internamente, non esternamente. Quindi fuori c'è cioè, pure il motore di una Ferrari, ma se sotto c'hai le gomme della 500 non riesci a camminare. Sì, ma il problema per me è fuori, perché conta che nel mio paese ci sono le linee telefoniche che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. Ah, ok. Allora, se il problema è la qualità del servizio verso il mondo esterno, allora sì, è tutto un altro discorso. Perché conta, sì, la cabina ce l'ho a 500 metri, ma le linee che ci sono vecchissime. Vediamo. Questo significa che però vecchissime stai a 80-90 megabit, ma conto che tipo in un'altra parte del paese hanno già messo la fibra e arrivano a 500 mega. Sì quello tipo che... c'è un ragazzo, un mio amico, che siccome mo si è fatto la casa nuova e ha chiamato la team per vedere se lì c'era la copertura, gli hanno fatto proprio la fibra che gli arriva fino a casa, ovvio ho dovuto pagare. Sì. Sì, però mi ha detto, però la fibra che la linea messa gratuitamente. Sì, dove c'è convenienza, ma dove ci sono tante persone. Esatto, dove nel mio paese mezza niente, cioè l'operatore ti dice sì, me dai 1000 euro per lo scavo, non avrà pagato meno di 1000 euro. Sì, mi ha detto che ha pagato pari a 1500 euro. Madonna. Però mi ha detto che adesso cioè con la fibra della team gli vola, gli arriva tipo a 500-600 mega. Certo, però il muratore, lo scavatore che ha fatto il buco da casa sua fino alla cabina ha dovuto per lui. Si chiama l'ultimo miglio, te tocca. Lo so. Però capito, si sta facendo la casa nuova con tutto Google, da, come cazzo si chiama, Alexa, tutte quelle cose. Pensa che pure le tapparelle, pure le tapparelle collegate a internet. Io per esempio in quel caso avrei fatto una cosa molto più intelligente, agganciato direttamente a Starlink satellitare, non voglio essere dipendente da un cavo che se qualcuno lo trancia. Invece cioè in orbita 130 satelliti, 130.000 satelliti che trasmettono il mio segnale ridondato in alta affidabilità, mi aggancio a Starlink. Ma però, ad esempio, io ho avuto pure la Linkem. La Linkem qua da me faceva schifo. Ma la Linkem fa schifo. No, aspetta. Qua nel mio paese fa schifo perché c'è un altro. Ecco, non è Linkem. Linkem può essere o 4 LTE, quindi 4G, oppure su WiMAX, che sono delle frequenze che la NATO ha liberato circa 5 anni fa. Entrambe più o meno le frequenze sono abbastanza efficienti. Il problema è che fa cagare, come dici tu. Quello di cui parlo io è Starlink, la trasmissione satellitare, quella di Elon Musk. I satelliti che ti danno internet ovunque e comunque. Quella è la cosa figa. Tu c'hai una casa in mezzo a niente, connessa via satellite. Ti possono pure tagliare l'energia, ma tanto ci avrai i pannelli fotovoltaici. Ti possono pure tagliare il gas, ma tanto ci avrai il gas a bombola. Ti possono pure tagliare l'acqua, ma tanto ci avrai il tuo container di acqua potabile. Ti possono pure tagliare internet, perché tu sei agganciato al satellite. Ti possono tagliare pure l'uccello. No, grazie. Tanto pisci uguale. No, quello no. Ti possono pure tagliare l'uccello, tanto pisci uguale. Se facessi una villa spersa in mezzo a qualcosa, io me la farei con un collegamento satellitare, così veramente
Vabbè, non dipendi da nessuno. Esatto, non guardo più in faccia niente e nessuno. Autonomia totale e globale. Vabbè, quindi me la devo subire così, me la tengo così. Le comprazioni da ingegnere che sogna invece di comprarsi la Maserati, sogna di comprare senza pellica, quella è un'altra storia. Domek, ma allora tu almeno accontentati dei 200, cos'è, 60 mega, 100 mega che adesso ti sta scaricando, giusto? Sì, ho capito, ma aspetta, se io pago 200, aspetta, perché me ne devi aspetta, dare 90? Aspetta, quello è. Aspetta, prima di mettere la fibra io avevo la 30 mega della Vodafone Mister Rame. Io ti dico che le stream, io già streamavo su Twitch, non potevo streamare. Perché puntualmente quando io partivo con la stream, l'upload, che già era praticamente inesistente, perché avevo 2 mega e mezzo di upload, puntualmente mi arrivava a 20 kilobyte. Sì, però tu stai parlando di una linea che usi solo tu. No, non uso solo io. Ho tutta la famiglia che la utilizza. Tu tutta la famiglia, io tutto il palazzo collegato, che cazzo ti devo dire? Vabbè, tutto il palazzo, allora è pure quello. Cioè, cazzo. Cioè, tutto le mie palazzo, sorelle con i telefoni collegati. Cioè, con i telefoni collegati, la televisione 80 pollici nel salotto collegato sempre con Netflix. Vabbè, è 80 pollici, può essere anche da 5 pollici, cioè ti mangia comunque la linea. Oh, raga, scusate un attimo. Vai tranquillo. Ci sei? Ascolta, io sto venendo su con l'Ican. Vuoi che ti passo la collana con 5 rocciameti e la corazza con assorbiti 15-20 HP? Ma sì, se non ti serve, sì. Ma più che altro per te, per farti chiudere 105. Sì, infatti. Se Luca, mi puoi comprare un pacchetto da 200 pozze verdi. Cazzo, sono già partito. No, te le passo io, ce l'ho qua una trentina. Luca, okay. Mi scrivi. Dopo ti mando posta. Va bene, grazie, amore mio. Figurati. Allora, quando sono sul sottobosco te lo dico. Sì, sto in GH9. Ciao Nitro, benvenuto caro. Comunque raga, alla fine ce l'hai fatta, sto normale. Sto 105, l'hai fatto. Sto al 50%. Oddio, no, vedrai che fa ancora più danno. Voglio vederlo arrivare a 20.000 quel cazzo di danno. Già sta a 17,5, dai. 17,5, dai. 17, arriverai a 19 qualcosa. 17,5 senza attacco di drago. Cioè, 18. Tu mi fai piangere, tu mi stai facendo piangere veramente, perché io sto facendo i 5.000. Tu cazzo parli di 20, 30, 50.000 a colpo. Giuro, mi sto piangendo. Ma io da quando ho potenziato petto e cintura anima e scarpe del fuoco non si è capito un cazzo. Si è rotto. Adesso gli metto anch'io la cintura anima e il pet finito al ninja. Voglio vedere quanto danno fa. Mamma mia. No, a me non si è capito un cazzo. Sì, Nitro, è in chiamata con noi. Chi è? Luca, siete cercando un certo Nitro Meme Official. Vabbè, su Twitch si chiama così. Chiubi. Sarà chiuso, non lo so. Ciao Johnny, tutto bene tu? Eccola, ti ha detto che sei un coglione e devi darti. Io, sei un bidone, Michael, sei un bidone. Non so se è domani o mercoledì. Ragazzi, domani mi avvio. O è mercoledì? Cacchio, vuoi vedere che è domani? Cioè oggi, cioè domani mattina. Vivi, no, non ci credo. Grazie mille per il alle 9, alle 9. Mi ero di me proprio dimenticato. Guarda. No, raga, non ce la faccio a fare il 105. Me ne parla domani sera. Mannaggia. Io 107 lo faccio dopo domani. No, Coca, lascia. Si sta scherzando, tranquillo. Io mi sono rotto i coglioni di giocare qua, ma giocherò a Valorant. Basta. Molli meeting per Valorant. Quanto sei traditore.
E minchia, mi sono rotto i coglioni, ho scheggiato. Ma passa giallo, maledetto che non sei altro. Ma che passo giallo che te l'ho detto perché non passo giallo? Ah, perché sei un traditore infame. No, perché se voi poi vi fate il business, le hanno. Allora, il business se lo faranno. Le hanno. Però, okay, allora, e Pasquale. La scusa dura 2 settimane. Perché se tu in 2 settimane non fai un cazzo, quindi non chiedi a nessuno dei blu, datemi una mano, eccetera, eccetera, vuol dire che tutto questo... ma non posso, non posso chiedergli la mano, perché se non, non ho finito l'alchimia, come cazzo gliela chiedo la mano? Cazzo, ma ti fai cariare, lo fanno tutti. Come la finisci lì, la finisci di qua, scusa. Però almeno sei con noi. Ho capito, ma io che business devo fare invece all'80? Ma io che business devo fare invece all'80? Non lo so. No, devi andare all'81 e ti metti in catacomba a raccogliere i soldi. E ti ma non è quello il punto, è ma chi se ne frega? Cioè, a fare sto scherzando, ma che infatti, raga. Che mo livello pure io, raga, ho deciso, livello pure io. Ha deciso, vai! Vai, fai 105. Fai 105. Quale 105? 90. Cominciamo dal 90, piano piano. Quale 105? Abbiamo trovato. Io ti voglio al 90, così vieni con noi in mappe 90 a Fremetin. Cominciamo col 90, esatto, già al 90 devastiamo tutto quanto. Cavoglia, con 10 livelli mi devo rivoluzionare l'equipaggiamento da testa a piedi, praticamente. Mi ci vorranno altri 100 won qua. 100 euro? A falli 100 won. 100 euro? Ragazzi, 100 won si fanno fracci, frati. Ragazzi, mannaggia la miseria. È successo ancora, Pasqua? Ho fatto ritornare su Medin un mio amico. No, davvero, grande. Ok, un altro. Lo vogliamo in giro. Stai rovinando un sacco di persone, lo sai, no? Sì, sì, lo so. Io l'ho avvisato però, eh. Io ho detto, guarda, lui ha detto, vorrei ritornare, cosa. Ho detto, non ti conviene. Non ti conviene, ho detto. Lui, ho detto, ma perché, che è successo? Fallo iniziare su io, io ho detto, mi sto disintossicando. No, lui sta su Azzarelle, ora ha ricominciato su Italia. E gratis puoi fare anche tu. Io non ho Amazon, che fa schifo, se la faccio con i soldi. Mi serve aggiungi bonus, aggiungi elemento. Aggiungi elemento, non lo so, ancora. Ragazzi, non ancora. Non ancora. E aggiungi, ce l'ho anch'io. A breve aggiungi elemento. Ci metto di granati, ma in mezzo a troppi mob, cacchio. Raga, ma dobbiamo essere di più di noi che farmiamo, però, Cosa, non ho capito, Che farmiamo monete, dobbiamo essere di più che ritiriamo la moneta già una lira. Sì. Dobbiamo trovare gente. Una moneta al giorno, che cacchio vuoi fare? Ci vuole un anno per fare il primo aggiungi elemento. Se fallisce, dobbiamo aspettare un altro anno. No, beh, se fai salire la gilda, comunque, se doni le tre donazioni giornaliere, comunque ti fai su sempre qualche moneta in più. Innanzitutto dai i privilegi di capo a tutti i fondatori, tra virgolette, perché io vorrei gildare la mia sciamana e non lo posso fare. Sì, è Leandro. È Leandro il capo. Sì, l'ha fatta lui la gilda, si è dimenticato di dare i poteri. E tu servisce, vai, agisci. E non c'è poteri, non ha dato i poteri a nessuno. L'ho capito, Luca. Luca. Oh. Qui ti cercano per 50 won. Chi li vuole? E secondo te chi li vuole? Questo litro. Chi vuole? Qual è il secondo te? Amore mio. Ti servono davvero? Non lo so, se te li cerca. Che cacchio hai fatto cagare sotto? Chi sta giocando? Ma no, Domi... Che cosa? È partita una voce, partita trovata, mi sono cagato tutto. Ho detto, chi cazzo sta parlando? Oh. Partita trovata. Scegli il tuo campione. No, cos'è questo? Stavo dicendo una cosa che non si può dire in live. È League of Legends. No, scegli il tuo campione. Questo è League of Legends. Chi è che sta giocando? È Dome? Ma sei sicuro che stai giocando? Io non sento un cazzo. Sì, sì, sì. Deve cominciare la partita. 40 secondi. 40 secondi. LOL. No, non è LOL, è Valorant questo. Ah, è Valorant. Ma che ne so io? C'è non ho visto che Valorant. Il gioco dei raffinati, guardalo lì.
Guarda, ci ha traditi con Valorant, io lo caccerei dal server. Ma io mi rompo i coglioni di giocare solo a me. Io fai sono bene. 3 mesi che sto giocando solo a quello. Solo a Metin. Ho 11 anni che gioco solo a questo. No, non è vero. No, io ci ho passato. L'ultimo gioco era Winter Nights. Io ci ho passato 8 anni della mia vita in 2. 8 anni filati. Dopo, ovviamente, cioè, mi sono stufato, ho mollato per un po', ma mi hanno rubato l'account con tutto, con un PGL 86. Allora ho mollato definitivamente l'italiano, sono andato in qualche server privato, poi sono andato su Ion, dopo sono andato da qualche altra parte, ho giocato tantissimi altri giochi, dopo mi sono buttato su PlayStation e alla fine sono tornato ancora qua. Madonna, mi è caduto un Metin in testa. Ha aperto la testa in due. Lo sai che ti può uccidere se un Metin ti cade in testa? È vero? Sì, mi è successo una volta da GM. Allora, ma sfiorato. No, a me mi era successo una volta tantissimi anni fa. Nello stesso punto si muori. Ah, quella gatta del cazzo. Ma anche a voi capita, ragazzi, che andate avanti, dopo tutto l'altro vi ritrovate indietro di un po'? Sì. Madonna santa, che cazzo di lag. Succede solo chi ha 8 di ping. Poverino. Rosica Pasqua. A me non è mai successo, scritto. E sto in culonia da 850 metri di altezza. Però ogni volta che ne va nel corridoio Pasquale si bugga nel muro. Sì, quello sì, quello sempre. Che ridere. Ieri ogni volta che passavamo da lì, mannaia. Purdo, dovrò il corridoio di merda. Ragazzi, one back. Buonanotte a voi tutti, buon pomeriggio. Buenas noches. E buon danno. Buonanotte. Ciao. Se trovassi il Derone, che sono già 3 giri che faccio. Chissà che fine ha fatto quel Beran in sottobosco. Sì, ma quel Beran lì, no, mi sa che nessuno l'avrà fatto. Se mi dite che ha fatto danni del genere. Vabbè, se è andato il bot quello là con l'arco, magari l'ha ucciso. Può essere. Sì, però cazzo, ragazzi, dai, è incredibile. In sottobosco arrivano i bot, ragazzi, i ninja nudi. No, così no, assolutamente. Stiamo toccando il fondo, ragazzi. Mappe 90 non voglio nessun bot. Mappe 90 non vengono perché fanno ben poco. Ma a parte il fatto, cosa cazzo farmano qui in mappa 90? O si fanno. Appunto, perciò non vengono. O si fanno i metini o si attaccano al cazzo. Beh, possono farmare monete volendo. Era mio quel Beran. Marca 3 mi ha smontato. No, mamma non mia. Era tuo perché abbiamo fatto uscire noi. Se parli di quello in CH1 eravamo, vero? Sì. CH1, il Beran di frattura, ragazzi, era. Cazzo, ma qualche cazzo di danni che faceva? Cioè, ha shottato anche Vander, ha shottato. Ha fatto una skill da 45.000, ha fatto. Caputtana. Cioè, devi avere la brillante final. No. No? No. Eccellente? No, non... Alchimia brillante, sì. E Leandro ce l'ha. Però serve... Belle, cioè, che serve. Che cazzo serve ancora? Ressabi. Tanta Ressabi. E minchia. Poi l'hai visto quell'elmo che ti ho fatto vedere? Sì, gliel'ho girato. Secondo me è stato bello. 100 regalato. Proprio bello. Che culo. Aggiungi bonus. 40 valore d'attacco. Ma no, Omen. Cazzo fai, Omen? Ma muore, guarda. Per salvare che è una pistolina di merda. Ma potevi morire. Dove, attenzione a quello che dici, mi raccomando. Perché? Stiamo in live. Ah, è vero, hanno ragione. Magari scappa qualcosa di pericoloso. Vabbè, abbassami il volume, scritto.
Vabbè, allora dopo scrivimi tu quando devo rialzarti che hai finito, eh. Vai. Babbo, dai. Ciao, Dome. Ciao, ciao, Dome, a dopo. Come? Dove cazzo è? No, scusatemi, però, ragazzi, ecco. Perché se parte qualcosa di brutto dopo... Sì, appunto, perciò che c'è, Vasco? No, niente, sei ritornato. Oh, Carl. Sì, sì, io sto sempre stato qua, sto facendo un movimento con Division, guarda che sto fa. Eccolo. Facendo questo, guarda. Cazzo, ma non c'è aspetta, più un meeting. Aspetta, non posso, sto facendo un meeting al 120, aspetta. Minchia, non c'è più un meeting, raga. Ti pareva che finiva pur per mezzo del Medin? No, non c'era più tempo morto. Oh, poi... Non c'è sta più un Medin qui. Ora comunque quel corridoio è maledetto, eh. Mannaggia, la miseria, mannaggia. Ma che cazzo sono non lo sentiamo ancora. Oh, c'è qualcosa perché solo scrive l'ha abbassato il volume, è vero. O c'è qualcosa che c'è qualcuno che li sta facendo. Fai un attimo città, Pasqui, che ti passo le cose. Sì, sì, faccio sto meditino. Ma che mi stanno facendo così da un anno? Hai attivato l'alchimia? Che sto facendo? Hai attivato l'alchimia, Pasqua? Sì, che cazzo è successo? Sicuro che non si sia scaricato qualcosa? Oh, Gesù. Giuseppe. Non sono mai morto durante un meeting. Guarda l'alchimia, che non si sia scaricato qualcosa. No. Fai città. Sì, sì, allora non ho full resistenza abilità, eccellente, e qui full resistenza abilità e tante pozze full. Perché erano in sottobosco, il vostro dove era? Era sul ponticello a destra. Ponticello a destra, ho detto. Cosa sto facendo? Non chiedetemi qual è, perché io sinceramente in frattura o sottobosco non sono quasi mai andato. Sono andato una volta sola. Compra vendita su FIVA. Allora Catamarca. Città. Johnny, c'è l'evento che dura fino al 18, mi sembra di aver capito. E praticamente ogni giorno puoi fare un meeting, cioè praticamente puoi fare 5 meeting, ti esce una pergamena che puoi evocare un meeting evento, che lo killi fino al quarto, mi sembra, terzo, quarto, non mi ricordo, e ti escono i boss. I boss possono essere di qualunque mappa. Beh, a me mi è andata male perché come quarto meeting mi è uscito il capo orco e il 9 code. Che corazza dicevi? La corazza mi ce l'ho ancora legata. In frattura non puoi entrare se non sei al 110. Sì, ma Johnny non è quello delle... Allora il drago è stato spawnato quello di frattura. Vabbè, io ho questo, guarda. Vedi? Final, ti devo strozzare? tipo la mia, solo che la mia c'aveva 10 assorbite HP e 1500 HP. Oh, ma provo in diretta il danno con il melee. Vuoi farti il melee? No, il danno. Melee, il pet. Ah, ok. Oh, vediamo. Guarda la mia condivisione. Allora. No. Dietro. Trasportino. Perché ce l'hai il Ligan? Ce l'ho. Grazie. Ragazzi, scusatemi, ma non vi posso leggere così. Sono allora. Leggermente cieco. Oh. Allora, stacchiamoci prima di finire l'ama. Se no, no il meti non va più giù. Mamma mia. Eccolo qua.
Oh, eccolo. Quanto hai fatto? No, il pet che gioco caccia mostri sopra, che bello. Guarda che bracciale. Che sia finalmente legato. Quanto aumenta col danno, raga? 10 diavolo, 10 vento, 10 assorbiti, 10 orchi. È bellissimo. Sì, cioè, ma quanto danno aumenta? Io, scusate, grazie, non vedo un po'. Di parecchio. Però proviamo, ma di parecchio. Non vediamo. Ma dai, non ho droppato un cazzo in questo team. Ah, beh, ma... ok, basta, raccolgo il guantino. Avevo finito il guantino, ecco perché non ho droppato niente. E non ho droppato neanche il Invece, tico. Come orecchini che hai? Eh? Come orecchini? Adesso gli metto gli smeraldi. Ok. Eh sì, lo fai meglio. Dov'è? 20 diavolo sono. Sono 10. Mi sono perso la cavalcatura? No, qua. Ma glielo dai? Ti consumo gli slot? No, no, solo per prova, solo per prova. Ah, ok. Gli metto anche la cintura anime. Aspetta, okay, guarda. Ragazzi, i due minuti sono passati, eh? A chi la faccio vedere? Su due channel. Ah, adesso sì che ci vedo. Sai, l'abbiamo fatto con 6 papiri del drago. Una volta per live. Perché se no, veramente, ragazzi, non si gioca più. Gli metto anche la stola a 7 medi. Io ce l'ho 6 medi. Sarà il prossimo upgrade. Quello, cos'è? La stoletta con cosa? Con Zodiaco? Penso proprio di sì. No, io il prossimo upgrade di scusate, ragazzi, io voglio chiedere una cosa. Qualcuno ha già fatto la bravata di spaccargli dentro una forte mob? No, è troppo costoso per buttargli sopra una stola. Guarda, stai guardando la live? Aspetta, io no. Se vuoi guardo, mal metin. Dire un attimo quanto provare al sta facendo. E ora lo provo anche al meti. Provo prima i mob. Prima facevo 3000. 3005 facevo. 3-4 facevo. Ah, devi far vedere il danno che fai. Sei appugnalato. Voglio vedere con tutto questo che ho messo adesso. Quanto faccio? Vai, pettigno. E smeraldi. Dimmi quando lo cominci, eh. Allora, mancano gli smeraldi. Ah, già. Smeraldo. Madonna. Fa 3-4. Ah, impossibile. Ma 40... No, non è 40.000, no. No, 4.004 liscio. 8 e 7, no, aspetta, dovrei fare di più. Però. Fammi vedere se metto questo. Aspetta, ma cosa, con i pugnali? Sì. Pugnalato 4-3, da 3-5 a 4-4, quindi 1000 di attacco in più. Sì, non è male, però mi aspettavo di più. E non hai slot sulla cintura? No, sai perché faccio un po' meno? Faccio meno di quanto mi aspettavo perché sul melee, sul Razador. Ho il Berserker 12, vedi? Con Razador faccio 3, cos'è? 4.000, diciamo, massimale. 3.9, 4.000. Se invece metto, che c'è il Berserker che da 12. Se invece metto il melee, che ha caccia mostri e Berserker, però 8. Luca, ha detto Nitro di rispondere su Discord. Su Discord, ok. Questo che ho fatto io prima è ancora qua. Aspetta, sì, no, 400, se metto questo. No, forse sono meglio questi da te. Andiamo al matching. Ok.
Mi sa che tra poco dovrò anche tornare al villo a votarmi. Comincia a essere troppo pieno. Mi giro ancora un CH prima però. Allora. Anzi, tra poco si va anche ad accettare la missione delle schegge. Tu Pasquale l'hai accettata la missione delle schegge? No, no, no. No? Allora potevi, se tornavi in video potevi accettarla, tanto la facevi in 5 minuti lì. Sì, sì, lo so, no, erano prima delle 2 quando sono sceso. Ah, cavolo. Hai provato il danno con la lacrime? Aspetta, all'84! Madonna, grande! Gli ho dato, come si chiama, la corazza del 70 del Sura, gli ho dato. Oh! Del mancava 70. Uno scudo, bro. Quella del 67 lì. Come si chiama? Ah, la magia più 9. Vabbè, no, era più 7. Ah, più 7, sto guardando, no, del 70, la magia più 9. Allora, fammi ricastare meglio. E non si è castato. Non c'è proprio un meeting qua, oh, neanche uno. Luca, rispondigli a Nitro. Ma non vi vedo. Ah, entra dentro che ti buttiamo giù. Ah, eccolo lì. Butta giù per piacere a Nitro. Wanders e poi Pasqui, eccolo. Porconi che devo lanciare. Ciao. Non bestemmiare che è in live. No, sono molto credente. Come stai, bellezza? Ma stavo andando a dormire, ma volevo rompere le palle a qualcuno. Hai fatto bene. Comunque piacere, eh? Piacere, Michael. Io Graziano. Detto Skrillex. Ma prenditi la mia corazza con fuoco, dai. Ti ho detto 10 uomini, me la prendo. Ma tu sei un rabbì. 9? Sì. Ok. Ma sei tu che dici a dire minchiate, io continuo. Ascolta, già che ci sono, dammela a me per 5. Me do io 5 one per prenderla. Va bene, va. Poi però la corazza 10. Ho venduto lo scudo con quello con 12 dex, 5 mezzi stun. E a quanto? 45. Te sei un pazzo. Va bene, non aveva blocco. Non aveva blocco. Vabbè, ci sta, dai. Mi io oggi ho venduto il brillo di piano. Ho venduto il brillo, io ho venduto gli artigli e lo zaffiro. A chi hai venduto gli artigli? Eh? A chi li hai venduti gli artigli? A Gaz. Chi? A Gaz, sui teutoni. No, quindi su italiano non ci sono più gli artigli. Non ci saranno più gli artigli più forti nel server, no. No, secondo me hai fatto male, devi farli girare nel server quegli artigli lì. Luca, guarda me. 18 e 100. 18 e 100, minchia. Oh, con gli astri. Dai. Con gli astri 18.100. Piano piano si raggiungono i 20. Fa il danno che fa Kyubi con il suo Sura con l'eccellente, pensate. No. Ascolta, io. Il danno che fa quel PG ve lo sognate fra 20 anni, forse. Ah, sì. 20 anni no, però dai, 2 anni tutti, mi sa. Mm-hmm. Lo so, lo so, è una battuta. No, ero serio io. No, lo so. No, era mia, era una battuta. Dopo 8 mesi, cioè dopo... Beh, quanti mesi è che streamiamo, che giochiamo ormai? Io gioco da giugno. Io da così, maggio più o meno. Fine aprile, inizio maggio. No. Oh, mi hanno detto di levare per frazione e mettere in top. Può essere? C'è qualcuno che ne sa in chat da qualche parte? Ragazzi, togliere top. Certo. No, aspetta. Togliere per frazione e mettere top sul melee. Scusa, che libri c'hai? E c'ho perforazione, cacciamostro e berserker. Scusa, il melee
Max è in top. Su Melee, Ivi, Luca, Ivi mi sta dicendo che sul Melee solo se vai a Yohara. In top? Cioè sì, da Melee sono... però, per fare il Melee? No, per andare per fare a fare Melee, devi fare il Razador. Vabbè, il Razador ce l'ho. Però, cioè, se tu devi maxare il danno, tu devi avere il pet Razador. Se tu devi andare in Yohara, devi avere 100% sicuro di Melee. Ok, ma quindi... Olness. Scusa, ma che cosa metto sul Razador? Cacciamostro, Berserker? E perforazione. E perforazione. Cacciamostro, Berserker e perforazione. Sì. Quindi mi sono passato Melee per un cazzo. Io sto facendo, cioè, il Melee perfetto, perché io voglio andare con il mappa campione. Vabbè, a parte che tanto lo porto anch'io a livello campione il ninja, mi serve per l'idra. Come va questo ninja? Sono quasi a 106. Minchia, abbiamo fatto 10 livelli in 4 giorni. Vabbè, col 200. Ma il 200 però 12 ore, non 4 giorni. Chiubi, vuoi ridere? Vuoi ridere? Io ho portato la Shami in Atala 2 per fargli fare il 90. In una notte e in un'intera giornata di 200% mi ha fatto dall'81 all'82. Ti giuro. Vabbè. Cioè, ho mollato, basta. Quando avrò lo scazzo di riportarla su, la porterò su. No, giuro, mi sono troppo demoralizzato. Guarda, purtroppo Atlantide è il dungeon, come cazzo vogliamo chiamarlo, che ti fa capire veramente se vuoi giocare a sto gioco, perché veramente Atlantide penso, cioè è più facile salire a livello campione fra un poco che fare il 95. È vero. Perché il livello campione, cioè alla fine o reggi o ti fai expare. Nel senso, in effetti è così funziona. Cioè, la maggior parte delle persone si fa expare. Cioè, per carità, perché io piuttosto di farmi expare mollo il game. Sinceramente. Ma tu devi avere una visione del tuo PG. Nel senso che se tu vuoi portarlo più avanti, piano piano ti fai l'equip e fai quello che devi fare. Non hai, nessuno ti punta una pistola e ti dice muoviti, cazzone, devi farlo subito. No, beh, cioè, certo, no. Quello sì. Quindi così è. Io mi complico la vita e c'ho sto licando di merda. Quindi per me sarà tutto difficile. Occhio a dire così, perché sono tutti licani qui dentro. Ma lo so, lo so. Lo so. Vabbè, ma sanno perfettamente cosa vuol dire essere lica. Sì. Sì. Sanno perfettamente le cose difficili. Cioè, uno. Cioè, siamo. Cioè, c'è Pashark, no? Sì. Ok, vabbè, l'altro sta facendo il ninja, ormai il lica non lo tocca più. Però. L'equip ce lo dobbiamo fare noi, oppure trovare quello che vende una volta all'anno. L'alchimia, perché siete polli. Da Teutonia sono venuti a comprarmi l'equip. Polli, che non so. Da Teutonia. No, siamo in live. Non si può dire. Ah, no, vabbè. Niente. No, beh, il Lican comunque è difficile da iniziarlo, ma una volta che lo parti, è difficile mantenerlo il Lican, non iniziarlo. Sì, cioè, io ti lo dico, devi vestire bene, altrimenti è una pippa. Sì, ma una volta che riesci a farti l'equi, comunque lo reggi. Che hai detto, Luca? Dico, con tre pezzi del Lican mi sono comprato tre pezzi, 50 valore su tutto. Sul ninja. Fatto bene. Sì, ho fatto bene, però 500 won, cazzo. Figlio mio, tu se hai dei progetti in mente. Sì. Cazzo, prima o poi, se tu vuoi fare quella cosa che hai detto dell'idra, quei soldi te li rifai in 2 mesi. Sì, chiaro, per quello sto investendo. Però 2 mesi di 24 ore al giorno. Sì, ma io faccio il matto lì. Adesso... settimana, mese prossimo che mi pagano gli artigli, perché mi pagano. Mese prossimo metto il diamante, no, il rubino, e poi manca l'arma. Che non chiesto It's Night Drum. Ah, è quelli che hanno sciotto sempre. Ciao.
Oh, vado a fumare, raga. Tra poco. Michael vattene a letto, ti dice Coca. lo conosco. È la mia Gilda. Questa... A me sta piacendo tanto. Cosa? Il Ligan. Perché se è fatto bene comunque da soddisfazioni. Eh beh, quello sì. Ma tutti i però sarai sempre escluso. Perché un Ligan. Nel senso che vuoi farti l'idra, non puoi. Mm-hmm. Però non è un problema, cioè alla fine ci metti vabbè. Assai, però guarda, ti giuro, io sono soddisfattissimo di quello che ho fatto con il mio Ligan, onestamente. Cioè sono super soddisfatto. Io ti dico la verità, io non credevo di farcela. Io e Leandro abbiamo fatto il Beran. Sì, facevo poco perché lui faceva tanto, ma già che ci sono riuscito, sono morto solo una volta, io già mi ritengo soddisfatto. Ma quale Beran? Il Beran no, normale. Ah, avete visto quello dell'evento? Sì, sì. Ce ne siamo scappati. Ok, io vi dico solo che con quel PG, con Conan, sì, non avevo le full. Tu quel drago? No, e quasi. Però mi sono rotto il cazzo. È venuta pure la mia Gildana, ma non l'abbiamo potuto chiudere perché non avevamo full. Però lo potevamo chiudere volendo con le full. Però non ha senso fare sto Beran qui. Ha senso nel senso se siete tante persone. Sì. Perché cioè se ne vanno via 90 full. In parte di 90 full, le shottate che ti lancia. Ah, è impressionante. Io con quel PG c'ho l'eccellente di diamante, full resabi, mi tira una skill e vado giù. Non so, la Gameforge, non so, chi ha creato l'evento mi sa che aveva problemi di stomaco. No, chi ha creato quel Beran. Però, vabbè, cioè, allora, ragazzi, tanta roba. Il Beran, quel Beran lì mi sa che è il... È il boss più forte del gioco, mi sa, cioè al momento del server e tutto. Quello sai che non so, sicuro. Non so là la storia a che punto è, non l'ho mai visto. Infatti, io ho visto qualche video dell'Alastor, è pure bello tosto. Sì, ma quello allora di questo Beran dell'evento, forse sì, è più forte, ma l'Alastor è più meccanico perché là devi morire certe volte a forza. Devi fare determinate cose. Alastor manco a paragone, dice Coca. Eh sì. Cioè, Alastor io non l'ho mai visto, raga. Non so neanche chi è, non so cos'è. Draghetto bianco. Draghetto bianco. Sì, quello di Yu-Gi-Oh! Ha tre teste. No, ha una testa però. No, non ho presente. Io ho visto un video. Ho visto un video di un mentale che lo faceva. Un mentale? Ma Shark, i tuoi artigli come sono i tuoi artigli? Zodiaco 41 medi, 3 trafi, 4 diavolo. Tanta roba. E come cazzo li hai trovati? Li ho fatti io. Li hai girati tu? Con due won. No, non li ho girati. Ma dove li hai trovati i 41 medi? Io li ho trovati 41 medi più 0 lisci. A 40kk li trovai. Ma stai scherzando? No, in bazar, 40kk, più 0, 41 medi. Io ho aggiunto io i bonus e quelli sono usciti. Penso e con due won l'ho pata. Abito al primo piano, ma non penso che mi possa ammazzare a una volta. Però hai avuto un culo della madonna, perché io stanotte ho speso 25 won di Pauli Pesci per trovare Gira B. E ho girato tipo, ho fatto 60 Gira B, non lo so quanti. Veramente hai avuto un culo. Me l'hanno detto in parecchi. E poi l'ho oppato con 31 papiri. Peggio ancora. C'è Knight che ti sta chiedendo. No, più 9. Chat, L'ho fatta a più 9 col papiro normale. Belli. Ti sta scrivendo in chiama. Chi è? Knight. Che cosa? 40 medi a qua? No, 41 medi. 41 medi l'ho pagato 40kk. Cioè, probabilmente sta seguendo la live e ti sente, però ti scrive qui in... Sì. È stato baciato dalla fortuna, madonna. Tanto. No, davvero. Però il karma, raga, gira. Io ho speso 25 buon per porre le scarpe a fuoco e stanno ancora più 6. E vabbè.
Orologio temporale, problemi alla connessione. Sto col telefono. Cazzo dice astro, non zodiaco con lo spot. Ma tranquillo, tranquillo, Mattia. In che senso Ivi astro e non zodiaco? Sì, sono gli astro, Ivi. Ma come? Hai detto zodiaco? Oh, astro. No, tu hai detto zodiaco. No, 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 raga, io sono gli astro. Io c'ho degli astri. Ma vaffanculo, tu e gli astri 40 kk. No, no, raga, ho detto zodiaco, raga. Sì, hai detto zodiaco, Pasqua. E per quello ho detto, cazzo, ti sei pigliato anche gli zodiaco, andiamo male. Cioè, hai pagato, fammi capire un attimo, perché stavo tiltando. Hai pagato gli astri 40 kk 41 medi. Sì. Ma vaffanculo che te le lanciavo in faccia 40 kk pure io. No raga, allora aspetta, facciamo una cosa, dopo la live mi devo vedere il video, perché io ho detto astro. No, no, hai detto zodiaco. No, hai detto zodiaco, Pasqua. Te lo confermo. Oddio, raga, devo andare a ricoverare. Vabbè, ma non è successo niente. Tu hai detto, cioè, ho gli zodiaco. Mi hai fatto prendere un colpo a me. No, allora ti credo, perché se ho detto zodiaco ti credo. No, no, hai detto perché è impossibile. Io ho girato, ti stavo dicendo, per confermare il tuo discorso, che ho girato dei zodiaco. Ah, ok. Vedi? Ho detto 60 gira B su degli artigli zodiaco più 0 e non è uscito un cazzo. Ah, vabbè, Leandro sta girando il glaive, l'avrà girato un centinaio di volte. Il massimo di uscita è 24 medi. E a me 29 medi. O 24 o 29. Ma non è vero, cavolo. Ma non conviene, ragazzi. Notte, notte, caro. Buonasera, ecco il circo che mi mancava. Final. Cioè, proprio, guarda, gli astori comunque, per davvero, sono delle, parlando di astori, sono, cioè, un bel item. Sì, ma vuoi mettere Leandro che ha fallito il pilove degli astori non so quante volte. Ah, vabbè. Io per i miei astori ci ho speso 21. Pure lui. Pure lui, con 107 papiri. O 103 papiri. No, 1007 no, papiri e 9 manuali. 21, aspetta. E i papiri li ho pagati ogni 201 won. E ti è andata bene. Quindi calcolate 200 per 20. Ti è andata bene perché adesso 200 papiri costano anche più di un won. Più gli item up. Lui tra item up e manuali. E papiri ha speso pure lui un 21. Gli astori sono veramente figli di puttana, cioè. Sì, sono come le velenose. Sì, sì, sì. Mamma mia. Io mo devo vendere una velenosa. Com'è la velenosa? No, ne ho due. Una più 9 e una da uppare. Però quella da uppare c'è pure l'elemento e buoni medi. Elemento quale? Allora, su quella da uppare c'è il lampo. Quella più ottima. Che ottima. Sì, io sì, purtroppo sì, ho, preso una più 9, 34 medi con forza della terra più 3. Io c'ho una velenosa. Allora, ti dico, è una velenosa di un mio amico che la sostituiva a una lama zodiaco per sottobosco. Questa velenosa c'ha 27 medi e tu dirai che schifo. Però c'ha 10 diavolo e 13 forza del vento. È veramente... Sommando ai 27 medi, sarebbe come una velenosa a circa 37-38 medi. Oh, non contando gli elementi. Qualcosa in più. Qualcosa in più. Sì, 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 sì. Però devi calcolare una cosa. Che questa tipo di velenosa qui la puoi usare solo in sottobosco o dove ti serve diavolo, cioè no, dove c'è vento, diciamo. Però veramente sono buoni, l'ho provato pure io perché non ci credevo, dico 27 medi, che schifo. No, però perché no. Noi siamo puntati più che altro su alti medi, over 35 over 35 ma anche over 40 in certe situazioni. Guarda, tornassi indietro, mi stavo con l'arma 30 fino al 105. Sì? E c'è gente che l'ha fatto veramente. Perché, guarda, quanto spendi per l'arma 75 e poi devi passare per la zodiaco, è un casino. Ma guarda, io però ti dico una cosa, tra l'arma del 30 e l'arma del 75 ci ho visto davanti un abisso.
Sì, ovvio. Però... come danno, come danno. E però è un'arma che devi usare per 20-30 livelli, capito? Esatto. E quello è il fatto. Per farci capire, anche, adesso anche le armi 30, del Lican... 45 30. Livelli, dal 30 al 75, raga. Io, raga, le lance più 9 le ho vendute... Le lance più 9 le ho vendute a 5K. E guarda quanto stanno 45 medi, quella dell'arma del Lican. Stanno 10-11 buoni. Capisci, ciao, che David, puoi farlo benissimo una cosa del genere se vuoi andare a risparmio. E poi ci sono io che ho abbandonato l'italiano, io ora sto giocando su Aldea. Io avevo la spada zodiaco più 8-51 medi, l'ho regalata quando qui Timetin. No, io l'avrei comunque tenuta tecnicamente, perché metti che in caso che mi sarebbe tornata la voglia di tornare anche solo per cazzeggiare, almeno un'arma ce l'avevo buona. Poi non so chi c'è. Aspetta, l'arma più forte sull'italiano mi sa che ce l'ha Mito. Mi sa che lui c'ha un Clive zodiaco 56 medi. Madonna mia, 56 medi? Sì, non è male. Ma vuoi mettere una velenosa con Clive? Il Clive penso, cioè, con quella velenosa penso che ti fai pure un bambino, ti fai il caffè, cioè. Raga, io ho visto uno che c'ha Swazerl, un'arma speciale, c'ha gli stessi valori della Zodiaco ma c'ha 60 medi. Madonna, 60 medi. Ma quindi ci sono le armi 60 medi in giro? Ah, sì, quell'arma fatta apposta. Ma sono item unici. Sì. Unici al mondo proprio. Io ho su... Allora, c'avevo un contatto che su Teutonia c'aveva un corvino 60 medi. E l'ha regalato su Teutonia. Ma davvero? 300 won. Madonna. È un regalo, ragazzi, 301 60 medi. È un'arma che non ti torna mai più. Non detto onestamente. Ragazzi, sono 15 metri sulla stola. Okay. Cioè, è un rubino opaco in più, cioè. Troppo. Infatti, so. Doppio rubino. Non lo so, cioè, è una cosa un po'. Ragazzi, volete ridere? Vai. Allora, adesso che ho lama a G7, ho droppato lama. Quando io dovevo portare lama a G, ci cascasse un Metin che me la droppasse. Infatti, tu non l'hai mai droppata tu. Oh, ho finito il mana. Ti sei spento? Sì, spento come un cerino. Ciao. Buenas noches. Ciao, buonanotte. Luca. Lo fate. Ma il ninja l'ha chi? E ninja, molto, ho detto, molto mese prossimo che mi pagano gli artigli, molto brillanti, e poi c'ho già il giada. Ma mo sei opaco? Zodiaco 20 medi, no. Cioè 51 medi fatto uscire con 20 senza alchimia? Madonna. Senza alchimia. Bravo. Con 20 Zero gira, bro. Cavolo. Hai fatto bene. Sì, è inutile che faccio doppia spesa, metto brillante e buono. Perché se no non ha senso, cioè, non ha senso avere quell'equip con l'alchimia, anche perché sennò poi non fai dungeon. Ma comunque io spero che tu la smonti con la tenaglia più e non con la normale. Ma quale? Del sure del Lican? No, li lascio così. Ah, lasci così? Sì, sure e Lican rimangono così, no, non sto a smontare. Pazzone. No, ma lo paga, non conviene smontare. La lorica l'hai venduta? Sì, ho venduto tutto. Mi manca proprio l'ultima robaccia che avevo, cioè l'ultima roba che ho, quando vendo tutto sono 260 won praticamente, tutta la roba in più del Sura, del Lican che avevo, cioè della prima parte, cioè della prima ondata di negozio che ho messo, poi manca la seconda, ho troppa roba. Oh, ma raga, ma un chicco verde manco a pagarlo, ne?
Lì è difficile. E infatti sarà quello che mi preoccupa, i chicchi verdi, perché mi sa che mi tocca shopparmi. Sì, stanno salendo troppo, sì. Raga, stanno salendo troppo. Cioè, siamo arrivati a 75 milioni? Io l'ho venduto di 2 a 65 l'uno. Infatti conviene andare, vabbè, in mappe campione se ne troppo casino. Ma davvero? Ma non ce ne troppano più. In sottobosco, cioè, vabbè, dopo un po' te ne danno. Cioè, è tutta sera che sto facendo metin, il metin lampo, eh. Deve essere droppato uno, ne ho droppato uno oggi. Basta. Ma anche i mantelli ne sta andando pochi, vedo, eh. Mm. Io ho doppio guanto, anzi triplo guanto, perché ho il guanto shop che mi dà il 200%, il guanto dei 7 giorni dei bauli, e ho il guantino di metin, quindi il triplo guanto. Io senza nessun guanto ho fatto 1500 mantelli da quando sto qua dentro. Mamma mia, mi fai schifo, guarda. Ma sto ragazzo, avrò spaccato sì e no 800 metri da quando sto qua dentro. Guarda, comunque c'è una skin arma regalata. Quella 10-10. È regalata. Sì, l'ho vista, 9-1, 8-1. È regalata? L'ho visto, rosicato tanto. Io quella lì l'avrei presa e messa sopra il pugnale. Cioè, il prezzo di sta skin arm è 25 won. E poi ci sono io che sto senza skin arm perché non c'era nell'item shop quando ho iniziato a e non capisco perché sull'Italia tutti i costumi e le skin arm stanno a 7 giorni, su Azrael e Teutonia 15. Ma oggi l'hanno messa a 15. Oggi l'hanno messa a 15. Ah, ci sono, bastardi. Fammi vedere. Sì, hanno messo la skin arm a 15 giorni, hanno messo a 59 di R, che è ottimo. Sono io che non l'ho visto, vaffanculo. Dove che vado? È ottimo il prezzo. Ah, c'è la ruota della febbre metin. Ah, però da giri con le DR. Ma guarda se mi dà un 20 diavolo, mannaggia la roba. Sei sicuro che sei da 15 giorni? No, 7 giorni mi dà. No, 15. Minchia, 20 orchi e 15 frecce, porco due. No, a me le skin mi dà ancora 15, 7 giorni, raga. No, a me dà 15. Forse non hai. Le serpents. Le serpents, quelle. Ma skin arma, no costume. Pure il costume c'è. Pure il costume, ma io a me lo dà solo da 7 giorni, ragazzi. Ho ancora il vecchio. La ruota top 810, ho preso due anelli 15 giorni, 2 da 7. Ma anelli di cosa? Di. Quanto stanno i buoni di R? Buoni di R dovrebbe sempre essere 2,20, 2,25. Minchia, è uscita 10 trafi, 10 diavolo. Bella. Da giro. Oh, va a cagare. Dai, è bella. È da giro. No, è bella. Vabbè, ma c'è 11 gira. Per adesso tanto fino a domani. Poi. Oh, non mi ha dato mai 20 diavolo, gli ho buttato dentro 90 giri. Ma tu lo sai che io sono in sottobosco, con 30 diavolo io. Ah, nella 30. Home, ok, grazie. 30 grazie. Diavolo e 110 vendo, so. Vabbè, ci do uno sguardo un attimo. Vado, raga, ancora 51%. Ma mai che mi desse una bella fretta più 4, eh? Sta facendo metin, Pasqui. Sì. Ma già la miseria, per l'ennesima volta ho detto vado a dormire presto stasera. Il tuo dormire presto vuol dire tardi. Vuol dire presto, ma la mattina presto. Il mio tardi è alle 7 del mattino. No, io cazzo non c'è anche le 3. Adesso vedo di scheggiare, poi. Ah, no. Oggi è il giorno delle armature. Dai Maiden. Ho droppato già 3 armature. Ieri era di lama.
Ma buono, andiamo in CK1. Lo sai che l'ho venduto a 10k lama? Cosa? Lama, l'ho venduto a 10k, te l'avevo detto. Minchia. Minchia. Sì, da uno dei rossi. Pagava 10k no. Lama. Ma vaffan bagno. Mi sa che l'ha scambiata per aura proprio. Mi lasciamo, mi si è bloccata. Era tanto che sì, però, però il cacchio, ho detto quante ne hai? Ho detto veramente ne ho solo 3 ne avevo. E quindi io ho passato un libro alla volta e mi pagava 10k. Io ho passato il primo, apposta, non mi servono più, è passato a G. Ivi, cosa sono gli anelli felicità? È per Hydra. Ah, per Hydra? Cioè, oddio, no. Cioè, però servono più per Hydra. Anello della felicità. Aspetta, da io... 30 forte mob. Ah, ok, ok, ok. È come un anello potenza letale, diciamo. Ah, ok. Quello che si droppa dagli occhi argento. Anello forza di volontà, sì, ce l'ho ora. Sì, quello che 30 io c'ho... mob. Lasciamo perdere. Ci ho buttato via 62 bauli per trovare l'anello. Non immaginate le bestemmie che ho tirato giù. Sì, ma i forzieri sono tutti a culo. Adesso ho venduto un cazzo. Io penso che una spesa che farò sicuramente fissa sarà il porchi. Io devo prendermi ancora il can, tu immaginati. Il porchi e can, è la stessa cosa. E ce l'ho ancora per 38 giorni il can. Io 90 io. L'ho comprato quando è iniziato a expare in Atla. È un mese, un mese fa ero 75. Ci chiudiamo la Shami, la riavviamo ragazzi perché è tutta bloccata. E quale dei due qua? Papà, Madonna, papà. Stavo dando... Raga, stavo dando la cintura anima in Papa Pet. Ti sale direttamente al 105. Oh. Vai, ho chiuso quello giusto. Ho chiuso quello giusto di client. 96%, raga. Madonna, 30 mob, velocità, attacco e magia 10% HP MP. È buono. Io mi ricordo che avevo un mini boia paffuto tipo 8, se non erro. Bello, cavolo, Devi. Top server. Buono, il boia paffuto è buono, eh. È tipo, mi sa, il secondo pet più forte. Il primo qual è? Alastor. Ah, vabbè, ora sì. Ma c'è in vendita? Sì, su server Italia l'hanno messo oggi. A quanto? A zero? No, ha detto uno, ha scritto vendo uovo di cucciolo di Alastor, PVT. Minchia. Italia. A quanto? Non si sa, non l'ha detto il prezzo. Penso che sia un prezzo un po'... Io penso tanto, visto che maxa tutto. Talmente alto che non l'ha neanche detto per la paura che nessuno... Ma diciamo che su Italia ci sono, solo che le persone che farmano Alastor li aprono. Perché non... cioè... vogliono essere top loro, quelli che fanno Alastor. Quindi vanno ormai aprire, Alastor vanno è diventato inutile. Ormai con Alastor... magari ce l'ha trovato, perciò lo stavo vendendo. Maxa caccia mod Berserk perforazione. Sì, maxa tutto. Madonna. Diciamo che il pet per eccellenza. Uh-huh. Ma fino a che tipo arriva, sapete? 6, se non sbaglio. 6? Sì. Alastor. Può essere. No, sarà fino a 8 probabilmente. Alla no, storia. No, io vidi un vidi la guida, vidi. E poi non la riesco a trovare più. Passo le cose, ragazzi, poi andiamo a scheggiare. E metto le cose nel PG magazzino. Io, ragazzi, vi abbandono. Scappaletto? Sì, no, scappo su Netflix, veramente. Ah. Che ti guardi di bello? Eh? Che ti guardi di bello? Non lo so, sceglierò il destino stasera. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Allora.
Cominciamo a votare un pochino. Allora, prima di tutto Al William e Linea Exp, che abbiamo farmato qualche anello, pochi ma li abbiamo farmati, dai. Stasera è stata un po' magra, diciamo. Stacchi pure tu, Carl. Sì, ma vado. Ciao, Carl. Buonasera. Ciao, domani 5 Pasqui, Ah, domani sì, sera, visto che c'è il riavvio. Speriamo che stanotte riesci a... Oltre a rendi tanto stanotte. No, tra poco stacco pure io, raga. Il tempo che finisce l'anello. Quanto ti manca? Aspetta, 50 minuti, no, di meno. Aspetta, è ancora aperta la casella di posta, vero? Sì. No, faccio l'ultimo meeting e stacco, raga, io. Dai, raga, a domani, bellezze. Ok, se non ti sto mandando il libro, Grazie mille, grazie. Ciao, belli. Ciao, buonanotte. Cazzo, mi sono mica di chiedergli se gli serviva anche camuffo. Sì, gli serve. Tutti i libri del ninja CAC gli servono. Buono. E tanto a me non servono, invece di buttarli via. Sì. Stanotte voglio provare a mettere anche l'ama anch'io a 10 milioni. No, io l'ho messo a 7, devo vedere se l'ho venduto. Oggetto volontà di vivere di chi era? Volontà di vivere. War Corpo. Ok, basta, non ho più niente. Libri, va, facciamo così. Gli altri li andiamo a buttare via. Vediamo se mi dà qualche elementino. Fuggito lo tengo, volontà di vivere non me ne frega un cacchio. Lancio di lampi non mi frega niente. Orb della spada non mi interessa niente. Arma del lupo indaco non ti serve? Sì. Ti serve indaco? Uh-huh. Allora te lo tengo. Penetrazione fuori dalle palle. 300k. Ma 3-400k. Sì. Ma sì, ma non mi interessa niente di quei libri lì. Cioè, posso capire se sono tipo aura, lama, benedizione, aiuto. Gli altri proprio sono da buttare. Respiro ti serve? Sì. Allora niente, non posso scambiarli. Non arrivo a... No, niente, non arrivo ai 10. Comunque, spoiler, io ero 120 campione, madonna. Campione 13, ma dai. E come mai hai mollato, scusami? Potevi rimanere, cavolo. Allora, prima di tutto mandiamo camuffo, che non gliel'ha mandato, che ho visto. Io non ho capito perché. Ok, mandato. Dopo a te, Paschi, ti serviva. No, mi ha ricambiato di nuovo l'entrata. Ma che ducazzi. Ci sei, Paschi? Prova a parlare. Senti? Ok, adesso sì. Ma aveva cambiato l'uscita della voce. Non so perché mi usciva da... Io sto dal televisore invece che dalle casse. Sto preparando l'autocaccia io. Autocaccia?
Libro. Sì, vabbè. Via. Yes. No, abbiamo detto io nome e qua. Intanto questi libri qui non ne faccio niente, posso fare un piacere, te lo faccio volentieri. Giustico? Vediamo se trovo altro, eh. Gito volontà di vivere. Anima del lupo indaco. Eccoti qua. Dovrei avercene ancora uno, adesso controllo. Orb, vortice del drago, vortice di spada, aiuto del drago. No, non c'è più niente. Trazione, freccia di fuoco, vortice del drago. No, basta, più niente. Troppi euro da buttarci dentro. Quello è un bel problemuccio. O metto il timer che il computer si spegne alle 10. Ah beh, è vero, cazzo, che c'è il... Sì, lo faccio spegnere direttamente. Ma che ora c'è di solderia Pio? Alle 9. Alle 9? Mm-hmm. Sicuro proprio? Sì. Allora se lo faccio spegnere alle 9. Se fanno riavvio alle 9. Allora lo faccio spegnere alle 9. Allora, non lo legge ancora. Adesso posso leggere una PDA? Non ancora. Cioè, raga, non vi far niente stasera. Nove e mezzo, lo faccio spegnere alle 9:30. Cioè, 170 mantelli. Appena, dai. Fate un cazzo stasera, raga. Fatto proprio un cazzo. Tu ridi e scherzi. No, beh, non posso immaginare. Ma lì si parla di 500-600 euro al mese. Maronna. No, beh, ci posso credere, eh. E con le robe da shop e tutto il resto che gli corre dietro, qualche soldino comunque ci parte. Vediamo in queste 6 ore di Expo quanto fa, mi faccio la foto. Quanto sto? Più che altro devi stare attento che non ti continui a morire. Ah, tanto verde poco. 54.25. Vediamo domani mattina. Madonna, ho venduto la bellezza di 2 libri, ragazzi. Sono contentissimo. Cioè, vabbò. Va bene. Che non so che cazzo buttare tutti questi libri. Allora, annullo della magia, non mi interessa un cazzo, video. Spirito della fiamma, idem con patate. Colpo sfavillante, idem con patate. Lama la tengo, vorce la spada, vorce il drago, vorce di fuoco, penetrazione. Via. Se non sono libri da oltre 500k, manco li tengo. Volontà di vivere, via. Lancio di lampi, benché meno. Colpo della spada, benché meno. C'è il drago, vai, ok, aiuto. Aiuto, glielo do a lei. Leggiamo, anzi faccio... Non so, aiuto del drago lo faccio con lettura o... Paschi? Uh-huh. Lettura concentrata con lettura o faccio solo benedizione con lettura? Benedizione. Solo benedizione, vai allora. Uh-huh.
E me l'ha letto, mancano tre libri a M7. Oh, io già ce l'ho M7, quasi M8, benedizione. No, non benedizione, aiuto, questo. Pure M7. Benedizione è passato a M6 oggi. Io c'ho riflessione a M6. Gitino, niente ancora. Qua c'è, è solamente quello da scambi, che praticamente è quelli anellini e mantelli. Quindi questo qua possiamo anche... Ah, aspetta. Facciamo cambia. Ho venduto i lama a 8 a 7 7 7 7 7, ho venduto. No, ok, me li metto neanche io nel mercatino allora le cose adesso. Spesi tipo 400 euro tondi tondi per fare aura su 2 PG dropper, madonna. Ah, questo qua è di... Ah, ma è qua. Questo qua cosa che aveva? Ah, la velenosa. Niente, questo PG non mi serve più a niente. Via. Mi sa allora che faccio una cosa easy allora. Facciamo così. E mo? Qual è? Qual è dei tanti? Questo? Che cacchio ho letto? Avrò letto un libro, manca un libro per andare avanti. Boh, non so manco qual è. Ho staccato proprio il main. Bene. Questo? No, me lasciami. Sì, vabbè, raga, li ho chiusi tutti. Li ho chiusi tutti i client, guarda. Tutti li ho chiusi. Tutti li ho chiusi i client. In 3 minuti mi ha fatto lo 0,25. Lo 0,25? Pochino, So che pochino. Vabbè, per scheggiare scheggerò domani, ormai è troppo tardi. Ha fatto 6 milioni. Vabbè, dai. Sempre meglio di niente. Giusto? Allora. C'è il fuoco, vortice del drago, non era mio, lama incantata. Vai. Poi abbiamo pure quelli che non mi servono a niente, i boost, i cagate varie. Vortice, no, vortice del drago è mio. Mi sono confuso con vortice della spada. Alla fine non è che ho droppato chissà cosa, eh. Questi due si rivendo. Contrattacco respiro del lupo. Luce astrale. Cazzo di attacco è? I have no idea. Riflessione aveva portato a M alla fine? Boh. Io una amnesia gliel'ho conservato. Anch'io, quasi quasi gliela mando, aspetta. La posta dov'è qua? Alla bottegaia? Alla bottegaia. Sì, gliela mando, che se dovesse servirgli. Ah, sbagliamo. Fa cagare.
cazzo apro la bottega, è che non mi serve a niente. Mannaggia la miseria, ho messo l'anello. Io dovevo mettere l'anello forse. La pietra della difesa dovevo mettere. No, comunque è ottimo il sistema di posta. Sì, sì, come no. Mamma mia, quanto è comodo. Io ho ancora il leone da 200% valore attacco. Qui non mi fanno leggere i libri, niente. Vabbè, abbiamo i papirozzoli che li diamo. E basta. Non ce la faccio ad aspettare 35 minuti. No. No, non ce la faccio. Sto morendo di sonno. Ah, io adesso apro il mercatino, poi vado a nanna anch'io. Allora, questo qua non so più cosa fare, lo metto a 10k, vaffanculo. Pieni i coglioni di averlo nell'inventario. Tanto non se lo piglia nessuno. Ma no, dice la spada 500, mi sembra. Vale 500 vortice. Vortice che cosa? Vortice della spada. Sì. Provo a metterlo a 8 milioni e mezzo l'ama. Poi cosa che abbiamo questi qua? Boh, li metto a 5 milioni. La campana 1 milione. Papirozzoli li metto a 7 milioni. Sette per sette, 49. Se la matematica non è un'opinione. Giusto? Se la matematica non è un'opinione, 7 per 7 fa 49. O no? O è 56? Oh. Minchia, sono talmente stanco che non riesco più neanche a fare i conti. Manco io. Ai mob gli faccio 5.000 liscio. Mi stai facendo il dubbio adesso. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Conti sono ancora in grado di farli almeno, nonostante la stanchezza.
questo lo mettiamo a 2,5 milioni, via. E bom, basta, ciao. Mercatino aperto, spostiamolo di qua. Allora, contrattacco respiro del lupo, via dalle palle. Luce astrale, fuori dalle palle. Schiocco di dita, boost, frega un cazzo, via. Codice del drago è il mio. Freccia di fuoco, fuori dalle palle. Codice del drago è mio, qua. Ruggito del drago della sciami, quindi glielo metto qua. Qua ci sono le varie rugiade. Ok, perfetto. Un'altra ripetizione che non gli ho dato. Vabbè. Artiglio di lampo, fuori dalle palle. Colpo scuro boost, fuori dalle palle. Queste qua, frega un cazzo, via. Minerale, le pozze. Ok. Abbiamo anche Pietro Lican 4, che non vale un cazzo, fuori dalle palle. Ok. Almeno mi sono sistemato un po' l'inventario. Niente ragazzuoni, noi stacchiamo qua, che è veramente tardi. Pescheggiare, scheggeremo domani. Non ho nient'altro da fare. Provo a vedere se mi fa leggere la PDA. No, non ancora. Sarà ancora troppo presto. Qui stacchiamo anche l'alchimia. Ok ragazzi, possiamo chiudere qua. Ciao Final, buonanotte caro. Buenas noches. Niente ragazzi, noi stacchiamo qui la live. Noi ci vediamo domani sera, mezzanotte probabilmente. Adesso vediamo come sono gli impegni. Grazie di tutto e a domani ragazzi, buonanotte. Ciao ciao ciao. Buonanotte. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her